a tutti e bentornati a Crime and Comedy, il podcast di True Crime condotto da due comici, e cioè Marco Champier e Clara Campi. Ciao Clara, ciao a tutti. Ciao Marco, ciao ragazzi. Allora, oggi torniamo nell'ambito familiare, ok? Parliamo della tragica sparizione di Susan Cox e di due personaggi veramente improbabili, e cioè Josh Powell e suo padre Steve. Allora, eccoci qui, prima di iniziare con questa storia veramente allucinante. Io non so se l'avete già sentita, ma anche se l'avete già sentita, sono andata veramente a scavare nei meandri. Poi tra l'altro questo è un caso di cui si riesce a sapere tantissimo, perché sono usciti due libri che parlano di questo caso, e uno dei due libri è della sorella di Josh Powell, che sarà il nostro protagonista. E poi ci sono diari di tutti i protagonisti della storia, erano tutti dei grafomani, ci sono diari di tutti e di alcuni ci sono pure i diari audio. Addirittura di alcuni ci sono addirittura i diari dei diari, cioè i diari scrivevano altri diari. No, ma è così, e poi ci sono anche un sacco di video, quindi è veramente un caso dove volendo si può scoprire tutto, quindi oggi entreremo in un po' di dettagli, non in tutti, perché mi sono resa conto che avremmo dovuto fare una miniserie di 14 puntate. Sì, quindi, sì. Quindi no, in realtà riassumerò abbastanza. Sì. Comunque, avvertiamo tutti che stiamo cominciando a registrare che è febbraio, inizio di febbraio. ci è voluto tanto per registrare questa puntata. Allora, prima di tutto salutiamo i nostri nuovi patroni bristofili, che se ne sono iscritti tanti questa settimana, quindi grazie mille a Mela Verde, a Marco Seno, a Laura, a Francesca Padovanna, Melanie Lanzetta, Giorgia, Martina Di Maio, Fabrizio Rubino, e non mi ricordo se avevamo già salutato Giorgia Vullo, ma io la saluto, quindi sì. Ma sì, ma salutiamola ancora. E si becca il doppio saluto, ogni tanto sì, capita. Esatto, gli ultimi iscritti si beccano sempre il doppio saluto, perché non ci ricordiamo, non ci segniamo di averli salutati prima, buttiamo via i biglietti, vabbè. Comunque. Perché ci affidiamo molto alla nostra memoria, che poi ci fallisce ogni volta, e un anno e mezzo nessuno ha imparato la lezione. Esatto. Comunque, grazie mille ragazzi di esservi iscritti, un grazie anche ai serial followers che si sono aggiunti questa settimana, e poi devo fare degli auguri di compleanno. Giusto. Perché sempre per gli bristofili facciamo gli auguri di compleanno, e quindi chiaramente gli auguri sono un po' o la settimana prima o quella dopo, sono un po' approssimativi, però sono fatti con il cuore, perché facciamo gli auguri a Livio TS, ad Amanda e ad Anna Adencule. Grazie mille. Auguri, non grazie, certo. Auguri. Beh, grazie di auguri. Essere dei nostri. Sì, grazie di essere dei nostri, auguri con tutto il cuore. Tra l'altro, posso ricordare una cosa agli bristofili? Che hanno diritto a una copertina personalizzata di Crime and Comedy, quindi se ce la vogliono chiedere o su Patreon o sulla nostra mail, che è info@crimeandcomedy.it, me l'ho sfuggito, la nostra mail. Ma stavo dicendo la mia mail personale. No, comunque, non devi dire la tua. info@crimeandcomedy.it, ci mandate una foto ad alta definizione con uno sfondo contrastato, e noi vi facciamo avere subito la vostra copertina personalizzata di Crime and Comedy e anche il nome che volete sotto, quindi così. Esatto. No, perché tanti non la richiedono, però se volete c'è anche questa cosa qua. È vero, bravo, hai fatto bene a ricordarla. Comunque, ora entriamo nel vivo di questa storia. Sì. Vi inizio subito preparandovi la scena. Allora, lunedì 7 dicembre 2009. Una maestra di un asilo privato è preoccupata perché nessuno le ha portato i piccoli Charlie e Braden Powell. I genitori non rispondono al telefono. Lei allora cerca di chiamare sul posto di lavoro di entrambi i genitori e le viene detto che non si sono presentati al lavoro. Allora lei va addirittura alla casa, chiama i genitori di Josh, che è la persona, il padre di questi due bambini, e non riceve risposta. Tuttavia, nel pomeriggio riapparirà Josh, appunto, il padre, con i due bambini, ma non c'è traccia della madre, Susan.
E questo è quando inizia effettivamente la storia, ma chiaramente dobbiamo prima sapere di chi stiamo parlando, non è che possiamo partire dalla scomparsa senza sapere chi è scomparso. Anche se appunto la storia è la sparizione di Susan Cox, ma il protagonista della storia, dato che noi appunto ci concentriamo sui cattivi in Crime and Comedy, non sulle vittime per scelta stilistica, anche perché che cosa vuoi scherzare sulle vittime? Non sarebbe molto simpatico. Esatto, e... non si può scherzare sulle vittime. No, ma anche non ti viene, cioè al di là delle robe moraliste. Sì. Esatto, non si può scherzare sulle vittime, cioè non era ironico come affermazione. No, sì, assolutamente. E quindi iniziamo a parlare di questo Josh Powell. Josh nasce il 20 gennaio del 1976 a Spokane, nello stato di Washington. Questa storia si svolgerà in gran parte nello stato di Washington. Lui è il secondo figlio di Teresa e Stephen Powell, che è l'altro personaggio interessante di questa storia. Lui ha una sorella maggiore che si chiama Jennifer, anche lei un personaggio chiave della storia, poi è nato lui, poi sono nati John, Michael e Alina. In realtà tutti i fratelli svolgeranno delle parti chiavi in questa storia, però non mi soffermerò su di loro per il discorso che ho fatto prima, non possiamo fare 14 ore di puntata. I Powell sono mormoni. Ok, quindi non sono mormoni fondamentalisti o cose strane, semplicemente fanno parte della Chiesa dei Santi degli ultimi giorni. E quindi la loro vita matrimoniale inizia come inizia la vita matrimoniale di qualsiasi coppia di mormoni. Tuttavia, qualche anno dopo il matrimonio, Steve inizia segretamente ad allontanarsi dalla fede. Perché segretamente? Perché loro comunque erano una comunità mormona, quindi sì. Insomma, dichiararsi ateo non era proprio la cosa migliore da fare per la comunità, purtroppo è così. Sì, anche perché poi ti emarginano. Esatto. Cioè, sei emarginato, quindi poi anche tutta la famiglia. Sì, sono quelle religioni che sono religioni, ma nelle comunità diventano tipo setta. No, e quindi sei più o meno costretto, o te ne vai proprio, o cioè non è che dicono che okay, sei ateo, comunque ti vogliamo bene lo stesso, sei ateo non ti vogliamo più. Sì, anche perché, vabbè, nella comunità mormone, ad esempio, per assistere ai matrimoni, questo poi lo vedremo nella storia, se tu non partecipi alla vita della chiesa, non puoi entrare nella chiesa per il matrimonio di un tuo parente, ad esempio, quindi sono cose un pochino hardcore, però non c'è veramente poco da simpatizzare con Steve, in realtà, perché Steve è proprio... Sì. L'ateo che porta cattiva fama agli atei, se possiamo dire. Comunque, perfetto. Comunque, torniamo a Josh, che in realtà il protagonista è lui. Sì. Josh è un bambino che per certi versi è brillante, cioè ha una grandissima abilità matematica. Lui, ad esempio, sin da piccolo riesce a calcolare le superfici del parco giochi, gli piace mettersi lì a fare i calcoli e li fa correttamente. Tuttavia, non va bene a scuola. Anzi, va piuttosto male a scuola perché si annoia, non ha voglia di seguire e in più non riesce neanche a creare delle relazioni con i compagni di classe. Cioè, in sostanza è un bambino solitario, non perché lui voglia essere solitario, ma perché la gente non lo vuole intorno. A dirla tutta, hanno ragione a non volerlo intorno, ma adesso capiremo perché. Io, vedendo molti video di Josh e anche ascoltando i suoi diari audio, perché è lui quello che si faceva il diario audio perché gli piaceva sentire il suono della sua stessa voce, c'ho l'idea che forse lui fosse in qualche modo nello spettro autistico, perché non lo so, però appunto non essendo io una psicologa non mi metto a fare le diagnosi perché comunque non è mai stata diagnosticata questa cosa. In ogni caso, quando Josh ha 10 anni e Terry, sua mamma, è incinta della quinta figlia, che sarà Alina, Terry trova uno dei diari di Steve, perché appunto sta cosa dei diari inizia dal capostipite, che è Steve. E in questo diario Steve parla in modo ossessivo della moglie di un vicino di casa e dell'amore che prova per lei. Diciamo che il diario è il suo miglior amico. Cioè, certe cose le dici al diario, però nascondi sotto il materasso o...
Esatto. O è meglio che te le tieni per te. Ma lui veramente scrive robe allucinanti nei suoi diari. Comunque, Terry chiaramente lo confronta, dice, ma in che senso l'ami con tutto te stesso, così. E lui le risponde, guarda, se il nostro vicino di casa dovesse morire, io non esiterei un attimo a prendere la vicina di casa come seconda moglie in un matrimonio celestiale. Perfetto. Che cos'è il matrimonio celestiale? È quello dei mormoni fondamentalisti, cosa che loro non sono, ok, certo. Chiariamolo. Però in teoria il mormonesimo com'è che inizia? Inizia con Joseph Smith che vuole avere tante mogli perché c'ha voglia di scopare, cioè questi sono i fondamenti della religione. È così, poi ragazzi, sì, sì, è così. Salutiamo tutti i mormoni che ci stanno ascoltando. Mormoni che sono notoriamente persone adorabili, c'è anche una puntata di South Park che lo sottolinea. Però ragazzi, il vostro profeta quello aveva in mente e lo scrive nel libro, quindi è proprio, sì, non sì, lo sì, tiene sì, neanche nascosto. No, certo. Ecco, comunque, e quindi lui sposa questo, Steven sposa questo principio dicendo, cioè tu Terry rimarresti mia moglie ma lei diventerebbe la mia seconda moglie. Ok, allora, anche se appunto Steve apprezza molto questo aspetto del mormonesimo di vecchio stampo, perché mi sembra negli anni 70 la Chiesa sì, ha rinnegato i matrimoni, ha rinnegato la poligamia, Steve però ogni giorno che passa diventa sempre più anticlericale e fa di tutto per far rifiutare la religione anche ai figli. E fin qua io posso anche quasi simpatizzare con lui, perché d'altronde se io sono atea e sento che la religione non sta facendo del bene ai miei figli, è naturale cercare di allontanarli. Però va detto che se tu fai dei figli con una persona che è di una determinata religione e anche tu sei di quella determinata religione, quando vi sposate decidete che i figli saranno instradati su quella determinata religione, non è che poi puoi cambiare in mezzo al percorso, no? Sì, sì, però se anche decidi di cambiare, poi non è che prendi le cose che ti interessano di più di quella religione, addirittura vai a cercare il mormonesimo, no, cos'è il matrimonio celestiale. Sì, no, ma il mormonesimo fondamentalista. Sì. No, cioè, quindi, cioè, se sei ateo, decidi di essere ateo, sii ateo, cioè, non è che... No, sono ateo, però... Beh, però tanti atei sono a favore della poligamia, dai. Sì, vabbè, ok, quello lì sì, però cioè, non nasconderti dietro il dito della religione, no? Perché in antichità si faceva... Sì, ho capito, in antichità si facevano tante cose che per fortuna non si fanno più. Vabbè, ma cioè... era il modo per fare piacere l'idea a sua moglie. Comunque, in ogni sì, caso... infatti... Per quanto io possa simpatizzare con l'intenzione, lui lo faceva nel modo più sbagliato. Cioè, gli diceva che i mormoni erano malvagi... Insomma, diceva tutte queste cose ai bambini. Cerca anche di dare un'educazione sessuale ai figli. E anche qui, fin qua, giusto fare un'educazione sessuale anche in età precoce, così sono preparati ai cambiamenti della vita. Ecco, solo che l'educazione sessuale di Steve è fargli capire che l'uomo è un animale e quindi in quanto tale dovrebbe poter scopare con chiunque senza prima doverci uscire a cena. E senza neanche chiederglielo. Sì, questo ha dei bambini, non stiamo parlando, certo, sembrano dei bambini. E poi pensa che sia molto giusto mostrare loro anche del materiale didattico e decide di installare nella camera dei bambini una libreria piena di videocassette porno. Mi sembra giusto. È l'educazione sessuale che ognuno vorrebbe per i propri figli. No, cioè guarda, lui è una persona veramente... A parte che poi lo si vede in un milione di interviste, cercatevi le clip su YouTube se volete, lui va proprio schifo. Comunque, nel suo diario ad un certo punto, e qua ragazzi non sto entrando in tutti i dettagli che ho trovato perché veramente staremmo tre ore solo a parlare di queste cose. Comunque, una cosa che vorrei sottolineare è che nel suo diario a un certo punto scrive di essere sessualmente attratto da Jennifer, che è la figlia più grande. Perché è quella che adesso è in pubertà, gli altri sono ancora molto piccoli. E scrive proprio sul diario, questa gira in casa in biancheria intima per farmi impazzire. Cazzo, è tua figlia. Cioè ti rendi conto, è una ragazza, sì. 13-14 anni, ok? Per andare dal bagno a camera sua ci va in mutande, è casa sua, ha il diritto di farlo. Ma soprattutto è tua figlia.
cioè capisco, capisco, cioè uno dice vabbè non farlo in casa degli altri, però in casa tua puoi farlo, perché comunque i tuoi genitori non dovrebbero essere un pericolo, un problema. Ma Steve è un pericolo e un problema, per i suoi figli e non solo. Josh intanto, perché sembra che il protagonista della storia è Steve, invece è Josh il figlio, che però appunto con un padre così, insomma, già parti male, no? Perché sei già instradato male nella vita. Comunque Josh, che appunto sta crescendo, poverino, si appassiona ai Boy Scout e inizia ad andare ai Boy Scout, che è una roba carinissima. E però Steve lo deride sempre, quando esce con l'uniforme dice ma guarda come sei vestito da pirla, e quando lui vince, sai che vinci tipo, non sono medaglie, sono quelle cose che ti cuci sopra la fascia. Patacche. quando vince le patacche lo sfotte. Non sono medaglie, sono gli achievement. Sono dei riconoscimenti, le toppe. Le toppe, sono toppe che ti cuci sulla divisa. Sì, che poi tra l'altro sono carinissimi i Boy Scout con la loro fascia, invece questo padre sfotte suo figlio al punto che Josh a un certo punto lascia i Boy Scout. Quando Josh ha 13 anni succede una cosa piuttosto allarmante, nel senso che a un certo punto uccide i criceti di Alina, la sorella più piccola. Steve pensa che sia una cosa molto divertente. È perché non ha mai ascoltato Crime and Comedy, se no si sarebbe allarmato. Ma secondo me neanche, perché è talmente fuori di testa Steve, che è una roba... E poi vabbè, sempre spinto da Steve, Josh verso questa età inizia anche a diventare violento con la madre. Di lì a breve anche John, quindi il terzo figlio, inizierà a diventare violento con la madre. Con violento io intendo in realtà soprattutto violenza verbale, però spintoni, insomma anche cose fisiche, perché comunque iniziano a essere un po' più grandi. E quindi... Allora io non vorrei che questi qui, essendo cresciuti da Steve a suon di porno o racconti, abbiano cominciato a perdere un minimo di rispetto per la figura femminile, tra cui anche la madre. Assolutamente, beh, per la madre non c'era rispetto in casa e Steve proprio si divertiva se loro la insultavano o cose di questo tipo. Terry in realtà non sa dove sbattere la testa, perché comunque lei, donna mormone, non ha intenzione di divorziare, però non sa, è una situazione che diventa a breve tempo veramente ingestibile. Comunque, come se non bastassero i problemi con questo marito, a un certo punto Terry scopre John e Josh che stanno giocando al dottore con Alina, che è la figlia più piccola. Detto così è un modo molto edulcorato di dirlo, ma il dottore era un ginecologo, ok? Perfetto. Per spiegare. E l'altro un dentista, no. Guarda, non ci sono i dettagli di come li abbia scoperti, però è una cosa molto allarmante. Questo è un discorso che abbiamo fatto anche con Lake, con Leonard Lake, che è normale che i bambini, i ragazzini esplorino la sessualità, però non la devi esplorare sui tuoi fratelli minori, cioè è palese, non ci dovrebbe neanche essere bisogno di dirlo. Comunque, Josh in realtà non se la vive bene comunque la situazione familiare, come non se la vivrebbe bene nessuno, e quando ha 14 anni cerca di impiccarsi. Non è chiaro se sia stato un tentativo vero o un modo per attirare l'attenzione, però insomma si è proprio impiccato, quindi forse era vero come tentativo. In ogni caso si salva perché Terry lo scopre subito e chiaramente lo manda dallo psicologo, e a quel punto decide che l'unico modo per portare avanti questo matrimonio è fare anche terapia di coppia insieme a Steve. E Steve ovviamente rifiuta e inizia a lavorare con una rivista antireligiosa pubblicando articoli contro il mormonesimo. Perfetto. Ok. Josh a questo punto è adolescente, ok? Ha fatto la sua terapia dallo psicologo, che a un certo punto è stata interrotta, e di base è il classico ragazzo sfigato, frustrato, perché le ragazze lo friendzonano sempre.
Ok, come al solito frenzonare non è vero, cioè vorrebbero che lui sparisca dall'universo, però sono troppo gentile, allora gli dicono ti vedo solo come un amico, ma assolutamente no. E lui poi fa quella cosa fantastica che se una ragazza lo rifiuta, lui continua a corteggiarla. Corteggiarla significa ovviamente fare stalking e spiarla dalle finestre. Beh, certo. Ok, quando Josh ha 16 anni, finalmente Terry ha capito che non c'è nessun modo di portare avanti questo matrimonio. Steve, è proprio il caso di dirlo questa volta, è una persona tossica. Eh sì. E soprattutto, cioè, sta veramente rovinando i figli, perché li sta facendo venire su assolutamente disagiati. E quindi, in realtà, la religione mormone è contro il divorzio, ma se la situazione è insostenibile puoi farlo, cioè non è che vieni eliminata dalla chiesa se divorzi, no, certo. Capisci? Cioè in questo caso aveva 100% ragione lei, anzi i suoi stessi amici dicevano cosa aspetti, divorzialo questo. E qui... Sì, io penso che comunque sarebbe anche una buona scusa, nel senso una buona motivazione anche per l'annullamento del matrimonio in caso fossero cristiani presso la Sacra Rota. Però non lo so se una volta che è stato consumato poi comunque... Sì, no, no, sì. Allora ci sono varie motivazioni, però ad esempio se una si trova sposata con uno come Steve... Con l'anticristo, penso, tra l'altro. Con l'anticristo, penso che comunque glielo concedano l'annullamento del matrimonio se fossero cristiani cattolici. Ok, nel caso dei mormoni quindi... non credo, però cioè anche comunque no, certo. Quelli della congregazione le dicevano assolutamente lascialo, perché se hai ragione tu cosa devi fare. Solo che lei ha aspettato troppo tempo. Ormai i ragazzi più grandi, che sono John e Josh, sono tutt'uno col padre. E quindi dato che sono grandi abbastanza per scegliere con chi stare, loro due dopo la separazione andranno a stare con il padre. Jennifer, che è la più grande e aveva capito com'era suo padre, chiaramente dalla parte di sua madre lo sarà sempre. I due bambini più piccoli, Michael e Alina, sono piccoli, vengono affidati alla mamma. Tuttavia il padre ha le visite, per cui loro ogni tanto vanno a stare dal padre. E quando stanno dal padre, il padre fa il classico fun dad: a casa mia puoi fare quello che vuoi, puoi mangiare quello che vuoi, puoi andare a letto all'ora che vuoi, e la mamma è noiosa, la mamma è cattiva, la mamma vuole farvi il lavaggio del cervello. E quindi appena anche i due figli minori diventano grandi abbastanza da poter scegliere, anche loro vanno a vivere con il padre. Eh sì. Tutto questo chiaramente porta presso anche un'incredibile battaglia legale, perché comunque Terry non vuole che i figli stiano con questo. E, però soprattutto Josh e John, che forse gli chiedono di testimoniare per l'affidamento, dicono che Terry è una fanatica religiosa e che quindi è pericoloso stare con lei. Certo. E niente, quindi questa più o meno è la situazione. Ah, poi nel periodo in cui Terry aveva comunque la maggiore e i due minori, Steve, non mi stupisce per nulla questa cosa, non versa mai il mantenimento. Questo. Ma com'è possibile? Mai visto? Una persona come lui che non versa il mantenimento. Appunto. Comunque, vabbè, Steve aveva un comportamento assolutamente, diciamo, immaturo. Immaturo. Sì. Allora, Steve è completamente fuori di testa. Andando avanti in questa storia si capirà, perché forse adesso ho dato fin troppi pochi elementi, ma è fuori di testa, ok? Ha dei problemi. Però sta mandando fuori di testa anche tutti i suoi figli, e con tutti i suoi figli intendo tutti e quattro, tranne Jennifer, che essendo la più grande ha capito, perché comunque i primi anni della vita di Jennifer Steve ancora non si comportava così. E quindi lei è l'unica che è venuta su un po' sana di mente. Comunque nel 94 Jennifer appunto si sposa con Kirk Graves, e questo è il motivo per cui lei è nota come Jennifer Graves, anche perché chissà come mai non vuole associarsi al cognome di suo padre, ok? Chissà, strano. E qua ritorno al discorso che facevamo prima sulla chiesa mormone. Loro ovviamente fanno il matrimonio in chiesa e Steve non è invitato al matrimonio, e se anche fosse venuto al ricevimento non poteva entrare nella chiesa. A quel punto Josh ha finito le superiori e si iscrive al college per studiare architettura. Appena va lì si compra la moto, si compra il giubbotto di pelle, si atteggia a figo.
Peccato che abbia veramente la faccia più da sfigato che si sia mai vista, quindi... Sì, assomiglia vagamente, non so se ve lo ricordate, a Screech di Save by the Bell. No. Secondo me no, però come vibe sì, come vibe che emana ci sta. Comunque lui, durante tutta la sua vita, comunque... continua a cercare in modo ossessivo una fidanzata, cioè tutte le donne che vede lui le corteggia, e corteggia vuol dire sta addosso in modo veramente fastidioso. Solo che quando le ragazze non si mostrano interessate, lui sul suo diario fa slut shaming a tutte, dicendo che una era proprio una troia perché le piaceva andare a ballare con le amiche. Minchia, tipico. Vabbè. Comunque, nonostante l'influenza di Steve, di cui ho parlato fino adesso, Josh resta comunque attaccato alla fede mormone. Cioè, anche se lui di base fa tutto quello che dice suo padre, però non riesce a staccarsi dalla religione, perché forse ha avuto un imprinting troppo grosso da piccolo. Non beve, tra l'altro, cioè lui segue i dettami della religione, quindi non beve. E per questo i compagni di università lo deridono. Se posso essere onesta, lo deridono anche perché lui è un pirla, però vabbè. Però vabbè. E allora a un certo punto, ad una festa, gli dicono che un loro amico gay ha una cotta per lui. E Josh va fuori di testa, cioè proprio inorridito, chiede subito un trasferimento di stanza, vuole fare causa al college per bullismo e per tentativo di aggressione sessuale. No, Josh, fai schifo, nessuno ti vuole inchiappettare. Vabbè, quindi a quel punto, visto che la situazione era troppo tesa, perché, oh mio Dio, mi hanno detto che un gay mi trova carino, tutto questo è inaccettabile, molla architettura. Per diventare attore. Mai mostrato interesse per la recitazione, quindi all'improvviso. E quindi si iscrive a un corso, sempre, in realtà sempre uno di quei corsi all'università, solamente che arriva il momento di fare il saggio finale e gli fanno fare la comparsa. Ah, ok, no, pensavo che lui disegnava un palazzo. Beh, sarebbe stato più a tema. No, gli fanno fare la comparsa, che è la cosa, cioè nei saggi di fine corso è veramente umiliante, perché nel saggio alla fine tu devi far partecipare tutti gli studenti. È proprio, beh, certo. Cioè non è uno spettacolo fatto per il pubblico, no, è la conclusione di un percorso. Devi dimostrare, gli fanno fare l'albero. Il cespuglio, gli fanno fare il vento. Sì, cioè lui era proprio comparsa, nel senso che non aveva nemmeno una battuta e quindi certo. Molla anche quello. No, il mondo della recitazione non capisce il mio genio e molla. A questo punto lui non sa però dove sbattere la testa, comunque al college, e fa amicizia con un gruppo di born again Christians, che quindi sono diversi dai mormoni, ma in realtà no, perché cioè, gli Stati Uniti hanno tutti questi gruppi cristiani, che però sono tutti cristiani, alla fine della fiera è la stessa cosa, però... Inizia a frequentare questi, non ho capito se si converte, inizia a valutare di convertirsi, però si appassiona ai born again. I born again sono i rinati in Cristo. Una religione molto diffusa tra le persone che hanno avuto un passato criminale o travagliato. Infatti io stavo dicendo tra quelli che sono nel braccio della morte. Anche perché l'idea è che se tu nasci di nuovo in Cristo ti vengono perdonati tutti i peccati passati, quindi può attirare questo tipo di persone, però negli Stati Uniti sono diffusissimi, sono tantissimi born again e molti lo sono fin dall'infanzia, cioè non è che deve aver avuto una vita difficile poi necessariamente, lo sono da sempre. E lui fa l'errore di parlarne a Steve di questa cosa. E quindi Steve inizia a bullizzarlo come faceva quando lui era nei Boy Scout, al punto che Josh, che comunque dobbiamo dire anche questo, poverino, perché con un padre così impazzisce chiunque, però lui ha veramente poca stamina, cioè si arrende subito per qualsiasi cosa. E quindi niente, a furia di bullizzarlo, lui decide di tornare a casa dalla madre. Cioè non vuole più avere a che fare con Steve, torna a casa dalla madre e tornando a casa con la madre si riavvicina al mormonesimo. Anche perché la loro congregazione
organizzava un sacco di eventi per i giovani mormoni, quindi comunque se vuoi socializzare devi stare in quell'ambiente lì, non è che c'erano tante opzioni. E appunto in uno di questi eventi conosce Catherine, che ha 19 anni, lui a questo punto ne ha 22. Sì, però dico un attimo una cosa su Joshua, lui è molto 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 rinunciatario. Mm-hmm. Lui prova a fare una cosa, se non va come dice lui o come pensa che dovrebbe andare lui, smette. Cioè, sì. Va con suo padre, ma non è che... Cioè, adesso sei cresciuto, puoi anche rispondere a tuo padre. Hai 22 anni. Hai 22 anni, hai insultato tua madre tutta la vita, manda a fanculo anche tuo padre e, cioè, nel senso, lo rimetti al suo posto. Invece no, lui rinuncia e torna dalla madre. Al saggio di fine anno di recitazione gli fanno fare l'albero e lui rinuncia, allora non faccio più l'attore. No, minchia, dovresti prendere quelle cose lì per... come trampolino per dire no, adesso vi faccio vedere io cosa so fare. Invece no, lui rinuncia proprio, si tira indietro. Ma lo farà per tutta la vita, tutta la vita. Comunque, Catherine, perché la cito? Perché è la prima ragazza che ricambia l'interesse di Josh. Che no, non lo frenzona. Sì, lui è arrivato a 22 anni vergine, nonostante ci provasse in continuazione con tutte, perché sai, uno può dire, c'è mica niente di male arrivare a 22 anni vergine. No, però se non lo vuoi essere, vuol dire che non ti è andata benissimo. Certo. Comunque, dopo loro iniziano a frequentarsi, diventa in realtà subito una storia seria e Josh continua a chiederle di trasferirsi da lui. Lei non vuole perché sarebbe vivere nel peccato. Ok, in realtà all'inizio della relazione è probabile che non avessero contatti sessuali, ho appena detto sta cosa della verginità, però sì. Con questa Catherine non è che iniziano subito a bombare, lei comunque è mormone osservante, in teoria deve rimanere vergine fino al matrimonio, motivo per cui spesso si sposano a 18 anni. Quindi... Certo, ne abbiamo già parlato con Jodie Arias. Sì, quindi... Esatto, e però alla fine Josh insiste così tanto che dopo diversi tira e molla, Catherine accetta, vanno a convivere. E da subito Josh dice, facciamo così, quando tu ricevi la busta paga la dai a me, ci penso io, che io metto da parte i soldi così possiamo comprarci una casa tutta nostra per la nostra vita. Fantastico. E casualmente Josh inizia ad avere un sacco di soldi da spendere in questo periodo, non si sa da dove arrivino, ma li spende e qualche mese dopo finalmente trovano un appartamento dove andare. E Josh deposita comunque tutti i soldi per questo appartamento sul suo conto e deposita sul suo conto anche il prestito scolastico di Catherine, perché come sapete negli Stati Uniti le università sono molto costose, quindi devi chiedere un vero e proprio mutuo per pagarti gli studi, perché gli americani pensano che sia una grande idea iniziare la vita lavorativa con $200,000 di debito, no? Certo. E quindi anche lei, solo che questi soldi finiscono sul conto di Josh e Catherine ancora oggi sta pagando le rate per restituirli. Ok. Grazie. Ok. Josh a questo punto, sto riassumendo molto perché quella con Catherine non è la storia principale, perché in realtà anche qua ce ne sarebbe da dire. Comunque a questo punto, visto che lui appunto non fa più l'attore, deve trovare un altro lavoro, decide che lui odia più di tutto al mondo gli avvocati. Lui odia gli avvocati e quindi vuole diventare un avvocato per combattere gli altri avvocati. Che c'aveva una visione un po' medievale del mondo. Io non lo so che cazzo c'aveva in testa. Ma poi divento avvocato, combatto gli altri avvocati. Come li combatto? Infatti cosa fai in aula con le spalle? Li citi tutti in giudizio così? Ma io non lo so. E vabbè, quindi si mette a studiare legge. In realtà credo che non sia neanche iscritto all'università. Vuole fare tipo l'avvocato autodidatta. E... vabbè. E niente, come vi ho detto, tutti i soldi di Catherine, no, vanno a finire nel conto di Josh per pagare l'affitto di questa casa, di questo appartamento che hanno preso, ok? Sì. E questi soldi li gestisce tutti Josh, ok? Catherine non ha nessun accesso ai soldi, non può usare la macchina e non può neanche usare il computer. O meglio, lo può usare, ma non ha la password. Quindi deve, sai come i bambini di 12 anni? Certo, deve andare da Josh a dire, mi metti la password per il computer, lui gli mette la password e sta seduto accanto a lei tutto il tempo in cui lei deve usare il computer. Cosa scrivi? Dove vai?
Cosa no, fai? Guarda, una roba veramente allucinante. Come se non bastasse, vi racconto solo un episodio che secondo me fa capire tante cose. Un giorno Catherine si fa le unghie acriliche. Io non me ne intendo di unghie perché sì, sono ancora vecchio stile. No, delle unghie molto curate, ci tengo, però sono ancora quella persona che si mette lo smalto in casa, no? Sì, io sì, quella sì, roba di appiccicarsi robe sulle unghie mi ha sempre lasciato... Adesso si arrabbieranno tutte le nail technician, però scusate, è un gusto mio. No, Clara, io ti capisco perché io le mie unghie non possono essere toccate se non da me. E io, cioè, quando mi devo tagliare le unghie, devo entrare tipo in trance agonistica, chiudermi. E la Madonna! Sì. Io se tocco dentro con le unghie, sto male. Se mi toccano le unghie, sto male. Non me le può toccare nessuno. Wow, no, io le porto lunghe, però appunto non ho mai fatto quelle acriliche, però quindi se sbaglio la terminologia, scusatemi e correggetemi nei commenti o nei messaggi. Comunque... Sì. Si fa queste unghie acriliche dall'estetista, cioè non dall'estetista, com'è che si chiama? Perché nail technician, però in italiano è? Artista dell'unghia, tecnica del... Sì. Vabbè, sti cazzi. No, ma in italiano non c'è. Cioè, non c'è? Sono estetiste o nail technician o cose del genere, mi pare. Quello, vabbè, comunque non ho capito perché abbiamo parlato 10 minuti di questa cosa. In ogni caso, lei si fa queste unghie e torna a casa tutta contenta. Le fa vedere a Josh e lui la insulta, dice sembra una troia. E la bullizza talmente tanto che lei quella sera se le strappa. No. Che è per questo che volevo precisare che io non l'ho mai sperimentato, ma da quello che mi hanno detto è molto doloroso e non andrebbe fatto da soli, andrebbe fatto dall'estetista anche questo. Lei infatti si causerà anche un'infezione all'unghia. L'infezione all'unghia, tra l'altro, sono a volte non riesci mai a curarle più. Cioè ti rovina la forma dell'unghia per sempre, quindi comunque certo. E vabbè, poi a un certo punto lo zio di Catherine purtroppo muore, c'è il funerale. Mm-hmm. Josh decide che lei non può andare al funerale. Catherine allora dice: ascolta, va bene tutto, però io al funerale ci vado e vaffanculo. E lo molla! Oh! Quindi, brava Catherine, ci hai messo un po', però ti sei tirata fuori da questa situazione e hai fatto benissimo. A quel punto Josh non può stare in quell'appartamento in cui, tra l'altro, non erano stati pagati i mesi dove erano lì, nonostante Catherine desse a Josh i soldi da mettere sul conto per l'affitto, ok? Ma scusa, i soldi che gli ha dato, che lui ci aveva sul conto, eccetera, glieli lascia? Sì, perché non ho capito come è andata la questione, però Catherine, intervistata ai tempi in cui è successa questa cosa, quindi anni dopo, ha detto che lei stava ancora ripagando il prestito scolastico anche se non ne aveva usufruito perché le ha tipo fottuto i soldi, quindi... Personcina veramente meravigliosa sotto ogni aspetto. Allora a quel punto Josh non sa dove andare, va a vivere con dei coinquilini come fanno tutti i ragazzi di quell'età, e nel diario però passa tutto il tempo a lamentarsi dei coinquilini perché loro si permettono di toccare le sue cose e mangiare il suo cibo, e questo non è tollerabile. Allora si mette a cercare disperatamente un appartamento da solo, finalmente ne trova uno a Tacoma, perché appunto siamo nello stato di Washington comunque. E si iscrive di nuovo all'università, questa volta in realtà non so se sia proprio un'università, alla Business University of Tacoma, quindi sì, non so se Business University è più un corso o se è proprio un'università, perché però vabbè, sti cazzi, vabbè. Si iscrive lì. E mentre è a Tacoma incontra Susan Cox, anche se lui in realtà l'aveva già incontrata, ma non si ricordava. La suspense. Allora, cos'era successo? Quando Joss aveva 18 anni e ci provava con tutte, ci aveva provato disperatamente anche con una certa Mary Cox, che dal cognome intuirete era la sorella maggiore di Susan. E lui voleva assolutamente che Mary andasse al prom, quindi al ballo della scuola insieme a lui. E quindi la sera del ballo, lui tutto vestito bene, si presenta a casa dei Cox. Gli apre, non so se il padre o la madre, sono venuto a prendere Mary. Loro dicono a Mary: guarda che è arrivato il tuo accompagnatore. Lei scende e dice: no, ma non è lui il mio accompagnatore.
No. Cioè, lui non gli aveva chiesto di andare al ballo. No, lui era... E lei era organizzata per andare al ballo, cioè aveva il suo appuntamento e tutto, capito? Ma anche perché andare al ballo con qualcuno in America è un rito di passaggio tra l'età infantile a quella adulta, in cui appunto si prende certe cornate che poi ti fanno diventare un uomo, no? Sì, appunto, però vabbè, lui però era arrivato molto in anticipo, no? Forse per battere sul tempo, lui ha pensato, se arrivo prima io del suo ragazzo, viene con me, invece no, quindi lei gli dice, per favore vai via, e lui si mette al piano, perché loro avevano un pianoforte in salotto, e si mette a suonare il piano, mentre lei sta aspettando che arrivi effettivamente il suo ragazzo per portarla al ballo, e mentre lui suona il piano... Una ragazzina dodicenne si mette ad ascoltarlo, e questa ragazzina era Susan. E Josh nel suo diario scriverà: ah, ma ora mi ricordo di lei. Avevo anche pensato, com'è carina. Peccato che sia così giovane. Peccato. Cioè, 18 anni che guardi con quegli occhi una di 12 è un po' strano, no? Però vabbè. Va bene, comunque adesso Susan in realtà ha 19 anni e Josh inizia a corteggiarla. Dopo un lungo corteggiamento lei cede purtroppo e iniziano a frequentarsi. Di base lei lo vede come un uomo maturo, perché comunque lui ha 25 anni a questo punto, lei ne ha 19, quindi lo vede come l'uomo maturo, e lo vede anche un po' ribelle, perché lui ha il giubbotto da Fonzi, gira con la moto, non sì, c'entra Fonzi un cazzo con Fonzi proprio. Cioè. No, infatti Fonzi, stavo dicendo, non le patatine, perché potrebbe sembrare... Assomiglia di più a una Fonzi che al Fonzi di Happy Days, questo sì. E soprattutto Susan non sa però che quest'uomo affascinante e divertente è già pieno di debiti, nonostante la giovane età. Ha molti, molti debiti, perché poi sapete, gli americani spesso hanno tante carte di credito. Da noi tendenzialmente uno se ne fa una, quelli ricchi ne hanno due o tre, ma invece gli americani ne hanno un botto. Sì, ma penso perché comunque sono contatti in modo di... cioè non sono esattamente come... le usiamo noi, quindi cioè lì il sistema economico funziona leggermente diverso a come funziona qua proprio la carta di credito. Sì, beh, il sistema americano è improntato a rendere tutta la popolazione in debito costante. Sì, beh, certo, se già per fare le elementari devi fare i prestiti scolastici. È una roba talmente evidente che non la negano neanche. Sì. Comunque, in ogni caso Susan questa cosa non la sa, e anche lei è mormone, anche lei di una famiglia molto mormone, una famiglia serena, una famiglia che non c'entra nulla con quella dei Powell, e da subito vede Josh come un futuro marito e padre dei suoi figli, da subito. In realtà quando la famiglia viene a sapere che sta uscendo con quel tipo strano che si era presentato a portare la figlia maggiore al ballo, le dicono mollalo, assolutamente mollalo. Però lei è inspiegabilmente cotta, quindi non ascolta purtroppo le opinioni della famiglia. L'altra cosa che l'attirava a Josh era che entrambi avevano una passione in comune, i pappagalli. Perché Susan con sua sorella Denise aveva un vero e proprio allevamento di pappagalli, perché in realtà Susan aveva chiesto un pappagallo, i genitori gliel'avevano preso. Allora Denise, per imitarla, ha chiesto anche lei un pappagallo, li hanno messi nella stessa gabbia, erano maschio e femmina, si sono ritrovate piene di pappagalli. E anche Josh, quando si incontrano, poi non ce l'avrà più, però quando si incontrano aveva un pappagallo, quindi quella cosa li unisce. Quello dell'ospedale. No, no, l'uccello. Sulla che spalla. Poi... Vabbè, comunque a questo punto siamo nel 2001, ok? E dopo 2 mesi di frequentazione Josh la va a trovare al lavoro. Che lavoro? Susan in realtà faceva 2 lavori, perché lei stava studiando da estetista e nel frattempo faceva i lavoretti, tagliava i capelli, tingeva i capelli, stava imparando a fare le cerette, quelle cose lì. E poi il pomeriggio, mi sembra, aveva un part-time fisso da JCPenney, che è tipo la Rinascente, per fare una comparazione in Italia, e Susan lavora al banco della gioielleria. Quindi Josh la va a trovare al banco della gioielleria e le dice: Susan, sto cercando un anello per mia madre, mi consigli un po'? Lei gli consiglia varie cose, lui dice: voglio questo, me lo puoi comprare tu con il tuo sconto da dipendenti? E lei
gli compra l'anello con lo sconto dai pendenti. Dico subito che Josh ridarà i soldi dell'anello. Ah, ok, meno male. So che vi aspettavate di no, glieli ridà, anche perché non sono tanti. Non è un anello okay. di... Ecco, e poco dopo Josh chiede a Susan di sposarla e le dà quell'anello. Quello che si è comprata lei con il suo sconto. Beh, certo. Pensando a sua madre, alla madre di Josh. Ah, ok. Ma io l'avrei fatta... Cioè, nel senso, nella barbonaggine della cosa l'avrei fatta diversa. Nel senso che le avrei chiesto, puoi comprarlo tu col tuo sconto? Allora lei dice, sì, va bene, lo faccio io, fa lo scontrino così mi passa l'anello e io dico, sì, lo voglio. Sarebbe stato meglio. Minchia, l'avrei fatto così. Sì, lo voglio, grazie. Sarebbe stato molto meglio. E vabbè, quindi gli dà questo anello. Tra l'altro lui scrive nel diario anche di quest'anello dicendo, per me è importante non dare un anello che costi molto. Anzi, aspetta, prima di dire cosa ha scritto, forse ne avevamo parlato in altre puntate, ma l'anello di fidanzamento per gli americani è molto molto importante. Tradizione vuole che un anello di fidanzamento costi 2 volte lo stipendio mensile dello sposo. Quindi possiamo non essere... Sì, 2 stipendi. Quindi possiamo... E vabbè, non ce le ho scritte le cose, Marco. Sì, a volte le parole vengono fuori con un ordine strano. No, è giusto. No, perché io vado in sbattimento con queste cose. Se dici 2 stipendi, capisco. 2 mesi di lavoro. Ok. Okay. È una cosa su cui noi possiamo non essere d'accordo, però si fa così, fanno così. Mm-hmm. Quelli che vogliono fare colpo mettono anche 3 mesi di stipendio in un anello. Questo perché c'è ancora quella visione un po' arcaica che tu dai una rassicurazione alla donna, cioè se noi ci lasciamo tu comunque con quest'anello puoi vivere tranquilla senza problemi economici finché non ti rimetti in piedi. L'idea di base era quella dell'anello. Sì, sì, sì. E lui in realtà le ha dato un anello di cui non ho trovato il prezzo, ma non siamo nell'ordine delle migliaia di dollari, siamo nell'ordine delle centinaia. Che per gli americani non va bene, ok? Quindi cerchiamo di non ragionare come le persone normali che siamo, cerchiamo di ragionare in quell'ottica, ok? Vabbè, se lui c'aveva lavoro, non mi ricordo. No, e allora, infatti. E allora anche $10 sono più del doppio di quello che guadagnava, cioè... Tenendo conto che addirittura le ha ridato i soldi, però vabbè, insomma, non è una bella mossa, tuttavia sì. Lei che accetta, quindi accetta. Il giorno in cui devono tipo spedire le partecipazioni per il matrimonio accade però il loro primo vero litigio. È un litigio feroce e si svolge a casa di Josh e quindi Susan gli chiede di riaccompagnarla a casa perché lei è lì a piedi, non può tornare a casa a piedi perché non abitava vicino, no? E lui dice ok, la fa salire in macchina, invece di portarla a casa si ferma a fare delle fotocopie e la lascia in macchina. Poi risale in macchina, guida fino all'ufficio postale, entra, spedisce le partecipazioni e poi ritorna in macchina. E lui parla di questo episodio nel suo diario audio, quindi io l'ho sentito proprio dalla sua voce di merda e dice, no, questo l'ho fatto perché lasciandola da sola in macchina l'ho fatta sbollire, calmare, perché stava avendo queste reazioni che non aveva senso. Quindi Susan scappa, però no. Un altro episodio interessante prima del matrimonio, il matrimonio tra l'altro era interamente pagato dai genitori di Susan, l'accordo era quello, mi sembra che anche in Italia di solito si faccia ai genitori della sposa, sì. Una roba, quindi ci sta, ok, e la sera prima del matrimonio le due famiglie, quindi le due coppie di genitori, non ho ben chiaro se sono venuti anche i fratelli o no, ma sicuramente le due coppie di genitori fanno una cena tutti insieme e la famiglia Cox si aspettava che Steve pagasse il conto, dato che loro stanno pagando per l'intera cerimonia del giorno dopo. Signora Cox, è già tanto che Steve non abbia provato a chiavarla durante la cena, quindi non si aspetti più di quello. Infatti Steve, quando arriva il conto, si mette a fare una scenata nel ristorante dicendo che è assolutamente ingiusto che lui debba pagare la cena di tutti. Facendo arrabbiare tantissimo Chuck Cox che stava spendendo migliaia di dollari per il giorno dopo. Probabilmente sempre quella sera la madre di Susan sente Josh e Steve che stanno parlando e sente una frase che la lascia perplessa. La frase che Josh dice a suo padre è
non è medico e non è avvocato, ma ce la facciamo andar bene. Allora la madre va da Susan, dice: ascolta, di cosa stanno parlando? E Susan dice a sua madre: sta dicendo che io non guadagno tanto, ma guadagno abbastanza perché lui non debba lavorare. E matrimonio che parte con delle basi solidissime. Comunque, vabbè, facciamo un piccolo... Allora, Josh, ma anche Steve, è un narcisista, maniaco del controllo, di quelli, penso anche con un tratto antisociale, perché comunque lui non riesce a impegnarsi in niente, come abbiamo visto, cioè, mille volte. Non riesce a impegnarsi in niente e va a scrocco, ma cioè non ha neanche quel minimo di empatia per dire: ridò i soldi a Catherine, cioè nel senso, io mi prendo tutti i soldi, poi non le faccio usare il computer, le faccio strappare le unghie, perché lei comunque quel gesto lì di strapparsi le unghie sarà stato un gesto di sfogo, di frustrazione, perché le unghie erano l'ennesimo motivo per cui lei era stata trattata male, avevano litigato, eccetera. Quindi lei non è che se l'è strappata per dargli, per fare contento lui, lei probabilmente se l'è strappata proprio come sfogo per, come si dice, contro l'oggetto che aveva dato per l'ennesima volta modo a lui di trattarla male, no? Cioè, sì, no, se allora, a volte capita sta cosa qua del, cioè nel senso, io e te litighiamo per una cosa e poi quella cosa lì non cioè diventa, cioè non ti piace più, no? Certo, che, sì, sì, no, ma infatti è quello, cioè, mettiamoci nei panni di questa ragazza che comunque ha fatto una cosa per essere carina per se stessa, ma anche per il suo ragazzo. Sì, e il suo ragazzo risponde dicendo sempre una troia, cioè è molto umiliante. Comunque tu stavi dicendo manca di empatia, assolutamente sì. È la cosa fondamentale sia di Josh che di Steve, cioè una totale mancanza di empatia per tutta la vita, ma che non lo fanno apposta, cioè non riescono neanche a comprendere che le altre persone hanno dei sentimenti. No, è quella cosa patologica. Sì, cioè sì. Non è che dici è cattivo, lo fa apposta. Cioè è cattivo, è così. Loro sono cattivi, però anche lì non è che tu scegli di essere cattivo, che è una parola che non mi piace usare, ma nel caso di questi due sì. Adesso vedremo perché, cioè in realtà l'abbiamo già visto, perché potremmo pure finirla qui la puntata e stabilire che queste sono due persone pessime, e invece è solo l'inizio. Allora, nonostante le premesse inesistenti, purtroppo Susan e Josh si sposano il 6 aprile del 2001. Solamente Terry e Jennifer della famiglia Powell possono partecipare alla cerimonia nuziale, per il discorso che facevo prima, che solo i veri credenti possono accedere al tempio, quindi solamente la madre e la sorella maggiore partecipano. E qua però a me è venuto da dire: ma scusa, se tu sei legato a tuo padre, per quanto sia la persona più di merda possibile, fate il matrimonio non in un tempio mormone, fatelo da un'altra parte. Però, vabbè, ovviamente c'è il lato che Susan ci teneva a farlo in un tempio mormone, ma c'è anche il dettaglio che Josh voleva assolutamente sposarsi nello stesso tempio di Jennifer, perché lui, nel periodo in cui ha chiesto a Susan di sposarlo, era ossessionato dal fatto che Jennifer avesse il matrimonio perfetto e voleva copiare tutto quello che faceva Jennifer. Allora, con questo matrimonio inizia benissimo, e la prima notte di nozze Susan ha la sua prima delusione da donna sposata. Nel senso che la prima notte di nozze, io capisco che le persone sono stanche, però tendenzialmente ci si aspetta di bombare, no? Sì. Ok. Josh passa la prima notte di nozze a giocare con la nuova telecamera che gli hanno regalato. E non era un gioco erotico, per cui dici gioco con la telecamera, ma c'è una roba... No, c'è proprio a cambiare le impostazioni, mettere la notturna, filmare gli scoiattoli fuori dalla finestra. Immagino lei nuda nel letto, lui: vieni a vedere gli scoiattoli, guarda cosa fanno. Ma guarda, neanche, Susan si sarebbe fatta andare bene anche quello, guardiamo in modo romantico degli scoiattoli. No, la ignora completamente. Tra l'altro, Josh è ossessionato dalle telecamere, e questa è una cosa che prende da suo padre Steve, che anche se non aveva potuto partecipare alla cerimonia, chiaramente era presente al ricevimento,
e durante il ricevimento lui ha filmato tutto, nel senso che ha filmato tutto il tempo Susan, facendo le riprese, quelle tipo dei film quando entra il personaggio sexy, no? Che dai piedi sali e inquadri il resto del corpo. Ecco, sì. Cioè tutto il matrimonio, c'è la telecamera che va su e giù su Susan. Quindi, ok, benissimo. Allora, da subito Susan diventa esasperata dalla nulla facenza di Josh, perché come abbiamo detto lui non lavora, oltre a non lavorare non fa assolutamente nulla in casa, l'unica cosa che fa è shopping. Lui compra computer, compra televisioni, compra attrezzi sia ginnici sia attrezzi per fare fai da te, nonostante sì, non sia assolutamente in grado di fare del fai da te, lui non lo sa fare, cioè ancora la videocamera è capace a filmare. Però comprarsi la sega circolare che non sai usare neanche il taglierino... sì, e compra attrezzi per non fare un cazzo più ma io, che quelli per il fai da te. Io non lo so, comunque lui compra di qua, compra di là, a un certo punto Susan scopre che lui non pagava mai l'affitto e vengono sfrattati. Ok, dato che vengono sfrattati devono trovare un posto dove andare a vivere finché non riescono a trovarsi un altro posto e ovviamente vanno a vivere da Steve. A posto. Steve vive ancora con i tre figli minori, che sono grandi, sono tutti adulti adesso, però vivono ancora tutti con lui. No, forse Michael a questo punto se n'era andato, perché Michael sarà quello un po' più di successo. Gli altri invece sono tipo dei goblins dietro al padre, una roba allucinante. Comunque vanno a vivere da Steve, dato che non c'è spazio per dargli privacy, loro dormono sul divano letto. È una coppia appena sposata, dormire certo sul divano letto della casa di tuo padre magari non è la soluzione migliore. Oltre a Josh che è inquietante e a Steve che è inquietante, c'è un personaggio in questa casa che è ancora più inquietante di loro ed è John. Non parleremo tanto di John perché sì, farà cose in questa storia, ma ho deciso di tenerle fuori perché allungavano solo il brodo. Però questa cosa ve la devo dire. Lui aveva la sua stanza in questa casa e un giorno Susan fa l'errore di entrarci in questa stanza, entra e i muri sono completamente pieni di disegni di donne infilzate da spade. Ma sembra la versione horror di Shameless. Sì. Cioè, cioè Steve è il padre di Shameless, ma peggio. E poi gli altri, vabbè, comunque i ragazzi lì in Shameless sono comunque normali, o tentano di esserlo, qua invece c'è tutta una deriva. No, una roba folle. Cioè, adesso, io sono a favore anche dell'arte particolare. Figurata. Sì, no, vabbè, cioè non è che se tu sei interessato a immagini di torture, io per forza penso no, che sei certo un pazzo, però una stanza tappezzata solo di questo tipo di disegni è inquietante. Quindi immaginiamoci Susan, ha messo piede una volta in quella stanza e non c'è mai più entrata neanche per sbaglio. Come se non bastasse che c'è questo John in giro, che tutta la famiglia diceva sì no, ma John è un artista. Infatti John girava nudo per casa, ma è un artista, quindi va bene. E oltre a lui c'è anche Steve. Steve cosa fa? Filma Susan tutto il tempo. Susan si sta truccando, Steve la filma e ce li abbiamo questi video e si vede che Susan è infastidita e lui la filma tutto il tempo. In un sacco di questi filmati si vede che Susan non sa che lui la sta filmando perché è tipo nascosto dietro la porta, certo, e queste robe qua inquietanti. Ci sono ore e ore di sta roba. E poi inizia ogni tanto a rubarle qualche mutanda. Ah sì, perché no? E poi lui ha questo rito, no? Che dopo che Susan va in bagno, entra anche lui, guarda nel cestino del bagno e colleziona quello che trova nel cestino del bagno, che possono essere assorbenti usati, possono essere dei dischetti struccanti usati, quindi col trucco sopra, possono essere i batuffoli di cotone con lo smalto, frammenti di unghie dei piedi. Già che ci siamo. Ma già che lì, voglio dire, lei è appena uscita, darà anche una leccata alla tavoletta del water. Cioè... Probabile, perché la leccata non la puoi trovare quando no, fai la certo perquisizione, no? Quindi è probabile che facesse queste cose. Madonna. E Steve poi in futuro sosterrà che comunque in quel periodo Susan, cioè, flirtava tutto il tempo con lui.
È una roba incredibile. Lo voleva sessualmente a tutti i costi. Ma vuoi mettere, cioè, nel senso, tu l'assorbente lo butti lì in bagno, dove lo può trovare lui? Cioè, è ovvio che è un invito. Cioè, nel cestino del bagno, ma sei ma matta? È ovvio che è un invito a farlo raccogliere. Sì, infatti. È un rituale di corteggiamento, quello. Guarda, Steve, comunque, allora, di questa cosa, lui sembra quasi convinto. Probabilmente si è autoconvinto, Però lui è una persona che farà molte cose in cattiva fede. Sì. Però quando parla di Susan, lui veramente c'ha qualcosa nel cervello che non gli funziona. Cioè, lui sembra convinto che Susan ci provasse con lui. Susan chiaramente lo trovava inquietante. Non c'è bisogno di precisare, ma precisiamolo. Non è vero che ci provava con lui. No, ne avevamo parlato, mi pare, nella puntata di Day and Downs, quindi un secolo fa, è erotomania, cioè sì. Nel senso che non è l'erotomania non è che sei attratto dal sesso, tu sei attratto da una persona e sei convinto che questa persona ricambi l'attrazione che tu provi per questa persona, quindi qualsiasi cosa questa persona faccia, compreso mandarti a fanculo, tu la giri in modo che, ah no, mi ha mandato a fanculo perché in realtà mi vuole vedere da solo, quindi io comincio ad andare a fanculo, poi lei mi raggiungerà. Esatto. Cioè, sono queste cose qua, in genere succede con personaggi famosi, l'abbiamo visto quando abbiamo parlato di Jodie Foster, nel Paloma Yombe, che c'era quello lì che ha ucciso Reagan ha sparato a Reagan per farsi notare da Jodie Foster. Pazzo, sì. Ok, e quello lì anche lui era un erotomane, perché lui pensava che Jodie Foster gli ammiccasse durante l'intervista, e Jodie Foster questo qui neanche sapeva chi cacchio fosse, esatto. E Steve uguale, solo che lui ce l'aveva in casa. Esattamente, quindi... comunque lui sosterrà sempre che era lei che ci provava con lui e che lui non ha potuto resistere, che si è innamorato, e quindi in questo periodo lui inizia a scrivere poesie e canzoni dedicate a Susan. Meraviglioso. Poi dopo entriamo nel dettaglio anche delle canzoni tra poco. Comunque dice sul suo diario, poi questa è una frase che gli piace, dire: Susan è il mio più grande problema e la mia più grande passione. Dopo un anno di sta tortura, Susan, che è una gran lavoratrice, ottiene una promozione e con quei soldi affitta un appartamento perché non vedeva l'ora di andarsene da lì. Chiaramente. Guarda, non vedevo l'ora neanch'io che se ne andasse. Nello stesso periodo, Josh finalmente finisce il suo corso in questa business school, ma non trova lavoro. Non trova lavoro perché non lo cerca. Quindi, quando non cerchi lavoro, di solito non lo trovi, ok? E quindi non trova lavoro, e quando gli chiedono che lavoro vuoi fare, lui dice: voglio diventare imprenditore di me stesso. Ho fatto l'università della vita e quindi la scuola della strada, quindi... Non lo so, vabbè, secondo me non c'è neanche bisogno di specificarlo a questo punto, però... Sì. Metti che fosse riuscito a diventare imprenditore di se stesso, ma tu te lo vedi alle cene aziendali, lui da solo... Che gioca con la videocamera. Sì. Comunque, vabbè, anche in questo caso loro hanno il conto in comune, ok? Hanno il conto in comune, e su questo conto in comune viene depositato lo stipendio di Susan. Il conto è in comune. Sì. Peccato che Josh tutte le settimane cambia sia il PIN sia la password per il conto online. Quindi Susan non ha accesso al conto dove viene depositato il suo stesso stipendio. Allora, ora che sono in un altro appartamento, dirai: finalmente Steve è fuori dai coglioni. No, li va a trovare in continuazione. E a volte pedina Susan quando va al lavoro per filmarla. Quindi ci sono anche video di lei che sale in macchina, lui che la filma. C'è un video dove lei, prima di chiudere la portiera della macchina, tipo si sistema la gonna, una cosa, e lui dice: ah, mi sta facendo vedere le gambe. Lui è nascosto in un cespuglio, cioè lei non sa che è lì, no? Però gli stava facendo vedere le gambe. Steve non tollera che lei se ne sia andata da casa sua, e quindi nel suo diario si sfoga dicendo che Susan non deve stare con Josh. Josh sta con Susan solo per sfruttarla, e la cosa migliore sarebbe che Susan lasciasse Josh e si mettesse con lui, perché quello tra Susan e Josh è un matrimonio dall'inferno.
In realtà questa analisi è corretta, tranne sì. per la parte che lei deve mettersi con te, non si deve mettere con te, mi deve spanculare tutti. infatti dovrebbe prendere e correre il più lontano possibile. Invece purtroppo durante queste visite lui continua quella simpatica pratica di rubare le mutande, chiaramente immagino usate dal cestone del... Sì. Ok. E poi quando torna a casa da queste visite, lui mette la sua bella telecamera su un cavalletto e si filma mentre si masturba annusando l'intimo di Susan. Ok. Vabbè. E poi gli le manda i filmati. Guarda cosa faccio per te. No, i filmati non li manda. Non lo so, evidentemente poi lui si masturba guardando la videocassetta di lui che si masturba. Che cazzo è? Masturbinception. Cioè. Sì. Vabbè, comunque, come dicevo, lui in realtà si definisce cantautore. Sì. Ha pure un nome d'arte che inizia per C, il cognome non me lo ricordo, però non è importante. Comunque lui si definisce cantautore e pubblica degli album, cioè autopubblica chiaramente, sì, non sì, è sì. che sia una casa discografica, con diverse canzoni dedicate a Susan. Una si intitola Susan con i capelli di sole e poi ce n'è un'altra che è l'unica disponibile su YouTube. Che però il testo dice una roba del tipo: sì, ti amo, e allora mettimi in prigione. Sì. Mettiamoti in prigione al più presto. Infatti. Anche per lo stupro che stai facendo la musica, perché comunque, oltre a essere inquietante in generale, non è neanche bravo né a suonare né a cantare. Ma se non ci sono sui diritti, la facciamo sentire. Adesso. Guarda, un pezzettino sì. I said I love you. Is that a crime? And what if I say it to you one more time? I love you. So put me in jail. Ok. Quindi, allora a questo punto Josh decide che forse deve fare qualche lavoro e decide di diventare camionista. È il curriculum più bello della storia di Crime and Comedy questo, perché sono tutte cose che non c'entrano un cazzo. L'una con l'altra. No, proprio... Vabbè, decide di diventare camionista e chiede a Susan e a suo padre di accompagnarlo al primo giorno di lavoro, nel senso che lui deve andare al deposito a prendere il camion per partire, no? Quindi loro con una macchina sola vanno al deposito dei camion e lo salutano mentre lui parte. No, quando hai detto l'accompagnarlo pensavo tipo bambino all'elementare, il primo giorno all'elementare. Più o meno sì, perché l'hanno accompagnato al deposito dei camion. E a quel punto lui parte, attenzione, restano da soli Susan e Steve. Infatti. E Steve le dice: ascolta, ma so che devi andare dai tuoi, invece di portarti a casa e poi ti devi arrangiare, ti porto io con la macchina. Perché Susan non aveva una sua macchina, a questo punto Josh e Susan avevano una macchina sola. E lei accetta. Perché in realtà lei sa che Steve è inquietante, ne ha anche già parlato con Jennifer, perché comunque da subito Jennifer e Susan instaurano un'amicizia e Susan vede che Jennifer è tipo l'unico personaggio sano di quella famiglia. Sì, che Jennifer quindi... è la sorella maggiore di Josh, il marito. Sì, esatto. E cioè avevano anche parlato di quanto fosse inquietante Steve, quindi non è che Susan è tranquilla, però alla fine ci aveva vissuto insieme un anno, le mani addosso non gliele aveva messe, cerchiamo di mantenere la serenità familiare, va bene, accompagnami dai genitori, che abitavano a quasi un'ora di distanza in macchina, ok? Lui ovviamente si era portato dietro la videocamera per filmare suo figlio che parte col camion, e questa videocamera resterà accesa durante il viaggio fino a casa dei genitori di Susan. Non riprenderà nulla, probabilmente lui pensava di averla spenta perché viene messa sul sedile posteriore della macchina, certo. Ma abbiamo tutta la registrazione audio. È veramente un caso particolare perché è strano avere questo tipo di registrazioni. Comunque c'è la registrazione audio, Steven la tira scema, continua a parlare di quanto... Del magnetismo che c'è tra loro, dell'attrazione innegabile che c'è tra loro, si dichiara, dice io ti amo,
stai con me, siamo fatti per stare insieme. E lei sta zitta tutto il tempo e si sente il disagio. Cioè nell'audio si sente proprio il disagio. E a un certo punto lei dice, guarda che non so di cosa stai parlando. E Steven insiste e poi dice, non lo dirai a Josh, vero? E lei gli dice, guarda che io dico tutto a Josh perché è mio marito. Quindi questi sono degli estratti di quello che si sente. Quando Steve torna a casa si sfoga con sua figlia Alina, ma com'è possibile che mi abbia rifiutato dopo tutto il corteggiamento che mi ha fatto lei lasciandomi gli assorbenti nel cestino, tagliandosi le unghie e lasciandomele lì. E Alina risponde, ma che ci vuoi fare? Susan è una gatta morta. Certo. Quindi la colpa è diventata di Susan, che seduce il padre per poi mandarlo in bianco. Ok. Ovviamente quando Josh torna dal suo primo viaggio da camionista, Susan gli racconta tutto. E lui inizialmente ha la reazione normale, nel senso che dice, ok, vado a parlare con mio padre. Va a parlare con suo padre e il padre dice, vabbè, ma scusa, è Susan che ci prova con me. E Josh dice, a cazzo, allora hai ragione. certo. Ora, come conseguenza di questa dichiarazione d'amore di Steve, Susan decide che forse è il caso di trasferirsi in Utah. Loro in questo momento sono nello stato di Washington, che è molto a nord, nella costa ovest degli Stati Uniti. Per arrivare allo Utah bisogna attraversare tutto l'Idaho, quindi non sono confinanti tra di loro, c'è uno stato in mezzo, tra l'altro uno stato molto lungo. E, comunque decidono di trasferirsi, solo che durante il trasloco serve dell'aiuto e ovviamente le aiuta Steve. Durante questo trasloco non ho capito come cazzo ha fatto, ma riesce a fregarsi tutti i diari di Susan dall'adolescenza fino adesso. Lui in realtà se li porta tipo in ufficio e li fotocopia tutti. Ok, quindi pagine, poi li fa riavere comunque a Susan, che non se ne accorge. Lui poi si mette a leggere tutti i suoi diari e deve dire che lui è deluso e stupito che lei nel diario non parli praticamente mai di lui e del suo magnetismo animale. di quel forte sentimento che li legava, no? Quell'attrazione animale che... È molto offeso perché l'unica volta che fa riferimento a lui nel diario l'ha descritto come creepy. E questo è veramente inaccettabile. Ma sicuramente lui avrà pensato, lei avrà un altro diario segreto, ancora più segreto di questo, in cui ha scritto tutte queste cose. Ma e non sono riuscito a mettergli le mani sopra. È quello sicuramente, perché un uomo come... Ragazzi, ve le mettiamo le foto sui social, perché fa anche abbastanza schifo Steve. Devo dire... esteticamente è meglio Steve di suo figlio, perché Josh è veramente un cesso importante, però è proprio inquietante. Comunque tutto questo succede nel 2003, loro vanno in Utah. Perché vanno in Utah? Non è che Susan ha scelto uno stato a caso, e non è neanche perché la Utah è la capitale del mormonesimo, no, è perché Jennifer con suo marito Kirk Graves vive in Utah. E Susan vuole un rapporto con Jennifer perché si sente che non può completamente tagliare i rapporti di Josh con la sua famiglia e quindi deve concentrarsi sulla parte positiva della sua famiglia, quindi è proprio una scelta studiata. Tra l'altro poi in futuro anche Terry, la madre di Josh, andrà a vivere con Jennifer in Utah, ok? Quindi inizialmente si fanno proprio ospitare da Jennifer, ok? E poi si fanno un mutuo per la casa. Tra l'altro a questo punto Josh aveva trovato un lavoro, non ho capito esattamente cosa, ma un lavoro d'ufficio lì in Utah. Ok, cioè appena sono arrivati in effetti lui trova un lavoro, però si vede da subito che lo odiano. Lui con il suo stipendio, con la sua busta paga, va a farsi dare il mutuo, glielo danno, una settimana dopo che gli hanno dato il mutuo lo licenziano. Ok. Susan è incazzata perché fa, scusa, ma non lo vedevi che la situazione non era solida? Sì. E lui ha detto, oh, ma cazzo ti lamenti, ci ho fatto diventare proprietari di casa. Ho capito, non è che l'hai comprata, è no, della banca il adesso. Il mutuo lo deve pagare tutto Susan, ok? Ok.
Comunque, non sei contenta? Ho trovato il modo per farti spendere qualsiasi cosa tu guadagni da qua a 40 anni. Esatto, esatto. Comunque, qui in Utah Susan si inserisce da Dio, perché lei appunto lavora, anche lei ha trovato subito un lavoro in cui si trova bene, tutti le vogliono bene, va in chiesa fa un sacco di amicizie, Josh no. Josh sta tutto il giorno in casa e sta al telefono in viva voce con Steve e con John, però non parlano. Mm. Cioè, quindi tipo lui è lì a giocare con la PlayStation ed è in viva voce con suo padre che intanto sta scrivendo le poesie per Susan. E non parlano, però sono al telefono. Giusto, è vero. È un rapporto straordinario. Susan chiaramente è infastidita perché lei non sa mai se in casa sua c'è qualcuno in viva voce. Cioè, certo. Capisci? Tu entri nella stanza, cioè torni a casa dal lavoro, Josh, andiamo a prendere la pizza, e intanto lui sta parlando cioè sta parlando, non sta neanche parlando, c'è suo padre che ascolta. Sì, che lei torna a casa dal lavoro, gli dice ciao amore, com'è andata? E sente dal telefono, ciao amore, tutto bene? Esatto. No, stavo parlando... No, ma io non so come sia riuscita a sopportare una... Perché alla fine è un anno di questa relazione, eh? Sembrano millenni, ma sono insieme da due anni. Sì, sposati da uno. Sì, e già è a questo livello, capito? Ok, quindi non so lei come faccia a resistere. Comunque, a questo punto Steve decide che forse è il caso di far pace con l'amore della sua vita e quindi manda una lettera a Susan. Nella lettera non c'è scritto niente, tu apri la busta e c'era un blocchetto di foto. Foto di Mel Gibson. Perché? Perché Susanna forse le piaceva Mel Gibson come attore. Oh, porca miseria. Sto piangendo, non riesco a vedere gli appunti. Ok, allora gli manda questo blocchetto di foto, lei inizia a guardarle, Mel Gibson. A un certo punto c'è la foto di un uomo nudo, che non era Mel Gibson, era un uomo nudo generico. Dice ok, Mel Gibson. E l'ultima foto è un selfie di Steve con lo sguardo seducente. Lui voleva fare tipo il lavaggio del cervello, cioè nel senso Mel Gibson che le piace, poi un uomo nudo che così, e poi l'ultima foto di Steve, e lei in teoria avrebbe dovuto associare Mel Gibson con Steve e gli uomini nudi e dire no minchia lo voglio, no, cioè non c'è altra spiegazione, cioè lui ha detto questo qui è... Non lo so, è una roba veramente... È la cosa che si fa coi cani quando gli dai fanno una cosa buona, che tu gli dai lo zuccherino, è più o meno la stessa cosa, cioè lui tentava di indottrinarla. Sì, ma... Cioè immaginati la situazione, ti arriva una lettera da tuo suocero. No, vabbè, perché ci sto solo ascoltando, c'è Clara che ha gli occhi che sta, che sta. Ok, fate conto che sta storia a breve diventa veramente tragica, quindi ok. Sì, sfoghiamoci. Allora, adesso a questo punto Josh, che è stato licenziato, ricordiamoci, decide di diventare agente immobiliare, sempre per seguire il trend di fare cose tutte diverse tra loro. Certo. E chiede ovviamente a Susan di fargli da segretaria. E Susan in realtà gli dice sì, va bene, perché lei spera che lui faccia qualcosa. Quindi certo. Dice va bene, ti serve aiuto come segretaria, ti aiuto come segretaria, nonostante lei avesse un lavoro a tempo pieno, dove tra l'altro stava andando bene, stava in poco tempo già prendendo promozioni e stava crescendo professionalmente. Sì. Cioè lei in realtà, oltre ad essere carina, perché abbiamo fatto la recensione estetica dei Powell, che sono dei cessi straordinari, lei è una ragazza carina, si vede proprio che è simpatica, tutti dicono che era estremamente gentile, simpatica, faceva amicizie facilmente ed era molto 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 in gamba, ok? Mm-hmm. Il che rende ancora più inspiegabile perché stava con questo. La spiegazione che mi sono data io, però vabbè, io parto da un punto di vista molto ateo, quindi ho i miei bias, che però dichiaro, ok?
è che lei era troppo legata alla religione mormone e non voleva considerare l'idea del divorzio. Lei a un certo punto ha anche detto a qualche sua amica una cosa del tipo: finché lui non mette le mani addosso, tutto si può risolvere. E Josh non le metteva le mani addosso, cioè questo non lo faceva. Non è, non lo so, mi spiace che lei sarebbe dovuta scappare e avere la vita che si meritava. Comunque, non è andata così. Allora, Josh, che vuole fare l'agente immobiliare, qual è la prima cosa che fai quando sei un agente immobiliare? Stampa migliaia di biglietti da visita. Poi, dato che i biglietti da visita non bastano, si fa stampare dei magneti con la sua foto. Cioè, c'è lui con la giacca di pelle e c'è scritto Immobiliare Powell. Perché Ah, sei tu cioè, quello? neanche in un'agenzia. No, lui ha proprio fondato una sua immobiliare. Sì, no, da solo, Ah, sì, assolutamente, perché lui è imprenditore di se stesso. certo. Poi, oltre a fare biglietti da visita e magneti, chiaramente mette gli annunci sulle pagine gialle, che quindi sapete, c'erano le pagine gialle una volta e Sì. potevi prenderti il riquadro. Lui si prende Certo. il riquadro gigante, Josh Powell, immobiliare, e poi chiaramente vuole la pubblicità sulle panchine. Se avete presente film e telefilm americani, gli agenti immobiliari c'hanno sta roba che Sì. c'hanno la Sì, pubblicità sulle panchine. anche gli avvocati a quattro soldi. È vero, è vero, è vero. E quindi lui fa questa cosa chiaramente spendendo decine di migliaia di dollari. Beh, Ok? certo. Cioè, non sono cose economiche queste. Sulle pagine gialle, io credo che se metti solo il numero, cioè immobiliare Josh Powell, forse era addirittura gratis. Ma se Sì. vuoi il riquadro devi pagarlo e costava tanto e lui si era preso un riquadro grosso. Sì, la pubblicità sulle pagine gialle la paghi a seconda della dimensione di pagina che occupa. Poi il numero Esatto. all'interno delle pagine gialle penso che fosse gratuito perché erano, cioè loro lo facevano apposta, ti mettevano dentro le pagine gialle per poi farti vedere quanti ce n'erano come te che facevano la stessa cosa e quindi comprati il riquadro che spicchi, se no Che sei uno attiri dei tanti. l'attenzione, puoi mettere anche la tua grafica comunque nel Certo, riquadro. sì. Quindi, e questo funziona perché comunque c'è il suo numero di telefono dappertutto, riesce a prendere un paio di case in gestione da vendere e quindi in effetti arrivano le chiamate anche dei clienti. Ogni volta che chiama qualche cliente, lui dice: no, non c'ho tempo, facciamo settimana prossima. E quindi i clienti andavano da altri agenti immobiliari e non tornavano più. Certo. Quando a un certo punto le pagine gialle sollecitano il pagamento, perché dicono: ascolta, non ci hai pagato per questa cosa, lui che cosa fa? Fa causa alle pagine gialle, dicendo che hanno stampato il numero sbagliato. Il numero era giusto. Ma infatti. Ma poi la Quindi devi pagare la causa. io non lo so, Marco, io non so che cosa dirti. Queste sono persone veramente assurde. E in tutto questo disastro, Susan resta incinta, volendolo. Cioè, io lo dico con tristezza perché non legarti ancora di più a questa persona, però lei voleva dei bambini. E nel frattempo ottiene anche una promozione, perché come vi dicevo, lei va fortissimo al lavoro. Nel gennaio del 2005 nasce il loro primo figlio, Charlie. E in ospedale, mentre lei è in travaglio, Josh si è portato dietro il computer perché deve lavorare. Quindi c'è Susan in travaglio col padre che gli tiene la mano, Chuck, e Josh è lì che gioca col computer finché Chuck gli va proprio a chiudere il laptop con una manata perché. E non Certo. so perché non l'abbia mai picchiato. Cioè, Chuck Cox quando parla sembra sempre uno che si è sempre trattenuto da pestarlo in modo selvaggio, dico, non ti dovevi trattenere. No, infatti non ti devi trattenere, ma già quando ti era entrato in casa la prima volta che si era messo a suonare il piano, secondo me doveva dargli una sporta di sberle e poi sbatterlo fuori. Guarda, il problema della famiglia Cox, e questa è un'impressione mia che Sì. può essere errata, è che erano troppo brave persone, Sì. erano troppo gentili, troppo accoglienti e troppo tolleranti. Comunque, quando nasce, anzi scusa, non quando nasce, quando si è scoperto che lei era incinta appunto di Charlie,
a un certo punto Josh chiama suo padre per dire ah, guarda che Susan è incinta, e Steve scrive nei suoi diari che è tremendamente deluso di essere stato l'ultimo a saperlo e non può tollerare che sia stato Josh a dirglielo. Perché non me l'ha detto Susan? Ma soprattutto perché non sono io il padre, non l'ha scritta una roba del ma genere. Nella sua mente è il nonno, più o meno la stessa, vale uguale stessa sì, cosa sì, sì. Era Susan che doveva dirlo a lui, non suo certo. figlio. Comunque, dopo la nascita di Charlie, Josh diventa sempre più disinteressato, al punto che dimentica completamente il quarto anniversario di matrimonio. Ok? E Susan cerca comunque di riprendere dopo il parto una vita sessuale e Josh dice «No, non voglio fare sesso perché non voglio ammalarmi». Di cosa? Ma io che cazzo ne so. Non lo so. Comunque Susan, che tiene molto la famiglia, si prende una maternità piuttosto lunga. Spieghiamo. Negli Stati Uniti non è prevista la maternità sul lavoro. Tu ti puoi prendere i giorni come se fossero malattia, oppure ti prendi i giorni di vacanza. Spesso si abbinano queste due cose per stare a casa. Ora, non so esattamente che accordi avesse Susan, ma lei in un certo senso si è messa in aspettativa. Quindi lei aveva la maternità non pagata, ok? Quindi lei era a casa, poteva tornare al suo posto di lavoro, ma finché non ci andava non era pagata. Che sembra una roba barbarica, ma è la normalità negli Stati Uniti. E, cioè, nel senso, non erano stronzi i suoi datori di lavoro. No, no, funziona così lì, perché in realtà i datori di lavoro la valorizzano molto e sono brave persone anche loro. Esatto, sono proprio stronzi gli americani. E in questa roba qui ce l'hanno impostata così. E, comunque, quindi lei cerca di stare in maternità più tempo possibile per stare con il bambino. Solo che durante la maternità Josh in teoria fa l'agente immobiliare, in pratica gioca con la PlayStation, e quindi loro devono chiedere la carità alla chiesa in quel periodo, perché dato che Susan era molto inserita nella comunità, loro... Ne abbiamo già parlato anche in altri casi, spesso ci sono queste parrocchie, che non è il termine giusto perché non sono cattoliche, no? Però queste le parrocchie che aiutano veramente tanto i membri, sono molto solidali, quella è una cosa molto bella, nonostante io appunto sia super atea, però quella è una cosa molto bella e quindi l'aiutano. Però lei non può tollerare questa cosa, cioè lei è una donna di successo comunque perché è giovanissima, ha un buonissimo lavoro e tutto, non vuole prendere la carità dalla chiesa. E no, anche perché è una questione anche di orgoglio personale. Esatto, cioè, che Josh non ha. Che Josh va bene, ovviamente non ha. O ce l'ha nel modo completamente sbagliato, però lei dice, porca miseria, tutto quello che guadagno lo do in casa, ho avuto un figlio, non posso neanche stare a casa, pensare un attimo dietro mio figlio, perché mio marito non fa un cazzo. Ora, va bene, chiedi aiuto alla chiesa, però poi prendi, che cazzo ne so, un randello e gambizzalo. Sì, in tutto questo Susan non ha il cellulare, ok? Siamo comunque 2005, ok? Sì, quindi non è che tutti proprio, però insomma, madre, lavoratrice, tutto, dovresti avercelo il cellulare. Ma Josh dice che è uno spreco. Josh credo che abbia più cellulari, tra l'altro, in tutto questo. Beh, comunque è uno spreco che ce l'abbia Susan, e quindi Chuck, il padre di Susan, le compra il cellulare e dice, ascolta, cioè non puoi non avere il cellulare. Questo per darvi un'idea. Sì, erano ancora i cellulari, quelli vecchi, GSM, sì. Non erano ancora usciti gli smartphone, cioè non è che era un capriccio, voglio l'iPhone, erano i cellulari che a un certo punto nel 2005 erano diffusi, ce li avevano tutti, sì, più o meno. Sì, era un po' una scelta personale, però appunto una madre lavoratrice è proprio la classica persona che dovrebbe avercelo, no? Comunque, sempre in questo periodo, inizio 2006, Susan scrive sul diario che non fa sesso da più di un anno. Ok? Quindi dopo che è nato il bambino lui diceva che il suo corpo era diventato disgustoso. Lui che fa schifo, che si vede proprio che è molle anche dalle foto, lui fa schifo e dice a lei una roba del genere e lei non gli spacca i denti. Anzi, Susan inspiegabilmente cerca di riconquistarlo, gli scrive addirittura delle lettere, c'è una lettera che penso che si trovi il testo online che veramente ti spezza il cuore perché c'è lei che dice...
sono pronta a provare tutto, a fare le cose come dici tu, cerchiamo di ritrovarci. E lui nel frattempo che cosa fa? Fa una bella scheda Excel dove Susan deve inserire tutte le spese che fa, anche quelle della spesa, cioè della spesa del grocery shopping. Sì, sì. E ovviamente lui dice, beh sì, comunque lo stipendio lo continua a versare in quel conto, eh? E lei lo continua a versare in quel conto, cazzo. Comunque, dato che lei accetta questa cosa dell'Excel, dato che fa la brava, ok, Josh glielo ridà e nel 2006 Susan è di nuovo incinta. Mm. Quando lo dice ai suoi genitori, i suoi genitori le dicono, ma sei sicura di volerne fare un altro? Genitori mormoni, secondo sì. cui la famiglia è la cosa fondamentale, quindi dovete capire quanto loro fossero preoccupati per arrivare a dire una cosa del genere. Certo. Ok. In tutto questo, il debito di Josh è con le varie compagnie delle carte di credito è arrivato a $200,000. Ok. Quindi, con ben $200,000 di debito, nasce Brayden nel 2007. Subito dopo la nascita, Josh decide che la cosa giusta da fare è dichiarare bancarotta. Eh beh, vorrei mica ridargli $200,000. Certo, quindi dichiarano bancarotta e Josh dice, ok, qua devo prendere io il controllo delle spese. Ce l'aveva già lui il controllo delle spese e aveva fatto $200,000 di debito. Esatto. E vabbè. Eh no, perché di quella lì non ci si può assolutamente fidare, perché continua a fare bambini, poi sta a casa, non va al lavoro e io mi trovo coi debiti e non è giusto. Mamma mia, che schifo. E niente, ad un certo punto lui c'ha il suo coso Excel, decide che il giusto budget per fare la spesa per una famiglia di 4 persone è $10 a settimana, scusate, $10 a settimana. Con $10 a settimana non ci mangia neanche una persona sola. No. Ok, certo. Figurati tre. E perché sto dicendo tre? Perché questo era il budget per Susan e i figli. Lui si comprava tutte le patatine che voleva. Vabbè, ah certo, ovvio. E aveva i suoi snack che Susan non poteva toccare, se no scenate. Una volta scopre che Susan al supermercato ha comprato una marca di piselli che costava 2 centesimi in più. E allora gli ha fatto una scenata nel giardino di casa urlando 3 mesi senza sesso. Cioè lui puniva Susan con 3 mesi senza sesso perché lei aveva speso 2 centesimi di troppo. Ok. Mentre lui fa queste cose, lui intanto continua a comprare nuovi computer, aveva una cosa tipo 15 hard disk, aveva un sacco, perché poi faceva quella cosa che li assemblava lui, no? Mm-hmm. E sì, quindi sì. Aveva hard disk, cose, console, monitor, aveva continua ad ammassare queste robe, no? Quelle che vi ho detto prima, lui continua a comprarle. Sì, sì, ma io adesso faccio una considerazione stupida, però... Se ti piace quel mondo lì, no? Quindi computer, monitor, videocamere, ma fai quella roba lì di lavoro. Ma arriverà a questa conclusione. Okay, sì, okay. Bravo Marco. Ah, okay. Sì, ci arriverà anni dopo, però ci arriverà. Ci arriverà troppo tardi. Sì, sì, sì. E niente, allora Susan a questo punto lascia il lavoro che aveva prima, trova un lavoro d'ufficio, in realtà credo che fosse nell'ambito del... Non lo so, non ne capisco, ambito della finanza, così, no? È meglio che non dico termini tecnici perché sì. Quell'ambito lì sono proprio ignorante. Comunque è un lavoro pagato di più e per portare soldi a casa per i bambini e si apre anche un altro conto in banca dove lei deposita una piccola parte dello stipendio da tenere nascosto a Josh. Finalmente una cosa saggia. Tuttavia loro continuano ad avere una macchina sola e Josh ovviamente non le lascia la macchina. Solo che questo posto di lavoro è un po' lontano e allora lui le compra una bicicletta. Perfetto. Okay. Perfetto. Lei cerca di spiegargli che non ci può arrivare al lavoro in bicicletta sì. E lui dice, ma va, cosa ci vuole? Ti faccio vedere io. Prende la bicicletta, va via, poi torna, non dice niente per 2 giorni. Perché sta riprendendo fiato?
E il giorno dopo l'accompagnata, però in realtà lui l'accompagnerà solo quando c'ha voglia. Sì, Susan, sì, tantissime volte dovrà farsi tipo un'ora di pedalata. No, certo. Sì, dico una cosa su questo rapporto. Sembra che Josh sia solo stronzo e cattivo nei suoi confronti. In realtà era tutta, nel senso, tutto quello che faceva Josh, il fatto di non comprare la macchina, non farle tenere il cellulare, computer, cioè scrivere la spesa, cioè ogni spesa che aveva, eccetera, è tutta una cosa per controllarla. Sì. Nel senso, non è solo cattiveria perché voglio farla soffrire e allora le faccio fare 40 km in bicicletta solo per andare a lavoro. No, è perché io devo controllarti, devo portarti io in macchina, cioè tu mi devi chiedere se puoi mangiare uno snack, io devo sapere quanto spendi, tu non puoi telefonare a nessuno se non ci sono io. Mm-mm. Che era la stessa cosa che faceva con Catherine, con la prima fidanzata all'inizio, cioè non è che le bloccava il computer con la password perché solo per cattiveria, era perché lui voleva sapere quanto stava al computer, cosa vedeva, con chi eventualmente chattava, se c'erano già le chat, eccetera. Cioè era tutta una cosa così, cioè una questione di controllo dell'altra persona. Sì, e anche dei bambini, perché cioè lui non voleva spendere i soldi per il cibo dei bambini. Addirittura Charlie era stato diagnosticato dalla pediatra come denutrito e a quanto pare hanno avuto una litigata Susan e Josh, dove lui diceva vabbè, ma cosa serve dargli da mangiare, che tanto lo caga fuori e basta. Anche tu Josh. Infatti, cioè, funziona così il cibo, cioè da una parte entra, poi dopo un po' dall'altra parte esce, però no, ma guarda, sti bambini mangiavano hot dog quasi tutte le sere perché era l'unico tipo di proteina che Susan si poteva permettere. Susan aveva iniziato a coltivare l'orto per dargli le verdure. Cioè, capisci? E Josh tante volte se facevano gli hot dog diceva, Charlie e Brayden sono piccoli, devono fare a metà. Quindi mezzo dog a testa e basta. E lui intanto mangiava, perché lui è proprio... Non è grasso, però si vede che è uno che mangia schifezze, che c'ha tipo un po' di doppiamento. Che schifo, guarda. Comunque, il giorno del 27esimo compleanno di Susan, lei torna a casa dal lavoro e trova la cucina completamente disastrata. Questo perché Josh le aveva fatto una torta. Ma poi a un certo punto si era stufato e quindi non aveva fatto la decorazione. E allora quando lei torna lui dice, vai in cucina, c'è la tua torta, se vuoi decorala. E lei si mette a pulire la cucina con tutto il casino che ha fatto lui per fare sta cazzo di torta. Poi spera che lui abbia dei regali per lei. Lui effettivamente ha dei regali per lei. E cioè una lavagnetta magnetica, di quelle da attaccare al frigo per scrivere la lista della spesa, e dei DVD chiaramente presi al mercatino della chiesa. Regalo di compleanno. A quel punto finalmente Susan inizia a pensare seriamente al divorzio. Cioè. Okay. Sì, che comunque secondo me adesso, scusami... Ma se lui si è messo a fare la torta perché gli è venuta st'idea brillante che, come tutti i sociopatici, poi gli passa dopo 30 secondi e dice vabbè, ma che cazzo sto facendo, ma chi se ne frega quella lì? Sì. Cioè, sì, sì. Mica c'ho un nervoso. No, cioè no, ascolta, è una roba, vabbè. Comunque a questo punto Josh decide di diventare web designer. Beh, così, d'amblè. Almeno smanetta coi computer, sì. Ok, che designer è diverso, però almeno... Siamo in quell'ambito lì. E attenzione, riesce persino a portare a termine un paio di lavori. Porta addirittura a casa dei soldi con la cosa del web designing. Ma wow. Minchia, beato lui. Josh, spiegami come hai fatto. Vabbè. Ma erano i tempi che erano. Sì, sì, sì. Non è che tutte le compagnie avevano ancora il sito internet. Anzi, tante stavano iniziando a farselo proprio in quegli anni lì. E quindi lui è arrivato nel momento giusto. Comunque, nonostante questo, la situazione in casa continua a essere tesa, anche perché lui, appunto, adesso lo diceva dopo che il primo figlio, figurati, dopo il secondo figlio, lui gli dice proprio il tuo corpo mi fa schifo, che
Tra l'altro poi non è proprio vero, cioè se vediamo le foto ha messo su qualche chilo, ma che cazzo stai dicendo? Cioè non che sia una cosa da dire se è vera, No, ma in certo. questo caso cioè proprio che cazzo stai dicendo? Perché c'ha due smagliature? E succede quando metti incinta le donne e Eh sì, partoriscono, ma sai? sì, che poi cioè, non è neanche Cioè. cioè, nel senso, è il tipico grasso che mette su una donna che rimane incinta. Ma sì, ma cioè, Anche. e poi e ricordiamoci, lo dico per l'ennesima volta, lui in tutto questo fa schifo, cioè lui, Beh, lui ok. sì, lui fa schifo dentro e fuori. Comunque ad un certo punto finalmente Susan gli tira uno schiaffo, ok? E lui glielo restituisce, facendole molto molto male, ok? Lei parla di questo episodio con Jennifer e Jennifer le dice: "Ascolta, qualsiasi cosa succeda, tu non colpire mai più mio fratello. Perché se tu lo colpisci, lui coglierà l'occasione per colpirti anche lui e lui sarà sempre più forte di te." Ok. A questo punto Susan inizia a mettersi in contatto con un avvocato e l'avvocato le suggerisce di registrare tutti i loro averi, perché lei chiaramente dice Certo. questa cosa: lui spende tutti i miei soldi e si intesta tutte le cose lui, io non ho niente. Allora lui dice: "Ascolta, se dovete divorziare una persona così, chiaramente fa sparire le cose, Sì. sicuro. Quindi prendi una delle sue cazzo di videocamere e filma tutto quello che hai." E il video si trova anche su YouTube, è incluso in tutti i documentari che parlano di questa storia. E c'è lei che fa vedere le cose che hanno in casa. E casa loro è una roba atroce. È proprio la casa da hoarder, da accumulatori Sì. seriali, con tutte queste cose costosissime. Quindi appunto PC, tutti hard disk, tutte cose legate ai computer, ne aveva veramente tantissime. Poi gli attrezzi da lavoro, di esercizio. E poi centinaia di chili di grano. Per prepararsi all'apocalisse, non. Non lo so, forse perché ha frainteso la frase, no, tu per comprare tutte queste cose devi fare il grano. Allora ha cominciato. No, no, non hai capito, va bene, lascia stare, va bene così. Vabbè, comunque, aspetta, mamma mia, questa storia è lunghissima. Allora, arriviamo al 28 giugno del 2008. Sì. Ok, questa è la parte che spezza il cuore perché Susan, mentre è al lavoro, scrive una sorta di testamento. E chiaramente non ve lo leggo tutto, lo trovate online. Comunque, il succo è che lei scrive che se mi dovesse succedere qualcosa, parlate con i miei amici e con Jennifer, non con Josh. Sulla mia vita c'è un'assicurazione di $1 milione. Se morissi, potrebbe non essere un incidente, anche se lo sembra. Charlie e Brayden, vi amo." Questo è solo un estratto di quello che scrive. Lo lascia al lavoro, lo chiude, lo pinza chiuso e fuori scrive per gli amici e i parenti di Susan Cox da non dare a Josh Powell. Ok, e lo lascia al lavoro. Allora, in tutto questo, Josh, di cui abbiamo detto peste e corna, giustamente, però dobbiamo un po' preoccuparci perché era un grandissimo appassionato di true crime. Oh. Quindi abbiamo purtroppo una cosa in comune con lui. E alla festa di Natale del 2008 dell'azienda di Susan, lei purtroppo se lo porta dietro e lui passa la serata a raccontare a tutti che il modo migliore per far sparire un cadavere è nasconderlo nelle miniere abbandonate perché sono troppo pericolose e la polizia non si arrischierebbe ad esplorarle. Questo resta impresso nelle menti di tutti, questo episodio. Ok. Poi, a inizio del 2009, finalmente sembra che Josh provi a cambiare. All'improvviso si offre di accompagnare Susan in chiesa una volta al mese e le dice persino di volere un altro figlio, cosa che Susan voleva, anche qua inspiegabilmente, però voleva un altro figlio, ma di base perché la gioia della sua vita erano i figli. Eh beh, certo. E quindi così. Allora, voi direte: "Wow, Josh sta provando a cambiare." Sì, ma perché sta provando a cambiare? Perché aveva deciso che oltre a fare web designer doveva diventare anche programmatore. Ok? E chiede al marito di un'amica di Susan di insegnargli a programmare perché era un programmatore, perché lui non aveva voglia di pagarsi un corso. Questo qui gli ha detto: "Ma che cazzo vuoi, vai via?" Perché giustamente gli stava sui coglioni tantissimo. Però la moglie, no, l'amica di Susan, cerca di convincere suo marito a dire: "Ascolta, possiamo parlare con Josh e metterci d'accordo
magari se tu gli insegni a programmare, lui in cambio va in chiesa una volta al mese con Susan e le dedica 10 minuti al giorno. Cioè, questo era l'accordo. E niente, lui all'inizio prova a rispettare l'accordo, poi chiaramente dopo qualche mese manda tutto a puttana e poi dice: no, ma guarda, ho imparato quello che mi serviva di programmare, il resto lo imparo facendo. Sì, lo faccio io, faccio da solo. Sì, è proprio psicopatico lui. No, è una roba... vabbè. E quell'estate, il 2009, Susan inizia a soffrire di nausea e pensa di essere incinta, ok? Però il test è negativo, quindi lei dice: ah, sono incinta, anche perché appunto probabilmente avevano ripreso, no, ad avere rapporti, e il test è negativo. Lei però continua a stare male e ha la stessa nausea mattutina che aveva con gli altri figli, quindi lei è convinta di essere incinta. Va a fare gli esami del sangue, ma niente, non è incinta. Io questa cosa ve la dico. Sì. Quando, allora, lei in realtà è presa bene adesso, perché Josh sembrava che ci stava provando e tutto, solo che a un certo punto lei sorprende Josh che sta parlando con i bambini e sta dicendo ai bambini che non devono mai ascoltare la mamma perché la mamma è malvagia. E questa è l'ultima goccia. Cioè, ok, va bene. Che tra l'altro, che cos'è questo? Cioè, Josh sta ripetendo i comportamenti di suo padre con i suoi figli. Eh beh, realtà. Certo, sì. Cioè, Josh è la merda e siamo tutti d'accordo, però se non avesse avuto quel padre forse non sarebbe cresciuto così, no? Sì, non così tanto. Non a questi livelli, però, sicuramente. No. Allora, Susan lo confronta e dice: ascolta, questa è veramente l'ultima goccia, tra un mese è il nostro anniversario. Io in questo mese devo vedere da te un cambiamento totale. Se io non vedo un cambiamento totale, basta, la chiudiamo qua, ti lascio perché non è più tollerabile. E allora lui ricomincia ogni tanto a mostrarsi dolce con lei e cazzo, lei desiste. Dice: ok, sì, è cambiato. Beh, anche tu, Susan, cazzo, non impari mai. Guarda, è tragica sta cosa che lei... Perché vuoi mantenere questa persona nella tua vita? Perché? Comunque, 6 dicembre 2009, ok? Ricordate che la puntata apriva il 7 dicembre 2009? Sì. Ecco, ci siamo. È una domenica, ok? E un'amica di Susan, Giovanna, che... sì, Giovanna, però scritto come Giovanotti, con la J. Ah, ok. Era una vicina di casa di Susan, aveva in realtà 20 anni in più di Susan, però si erano conosciute in chiesa, erano vicine di casa e si trovavano benissimo e avevano entrambi la passione per fare il crochet. E quindi si trovavano a fare crochet, capito? Quindi quel pomeriggio lì del 6 dicembre va a trovare Susan a casa e Susan le racconta di stare male, che è un po' di giorni che si sente male, c'ha la nausea, dice: non lo so, secondo me io... quando pensavo di essere incinta, ero incinta, ma ho avuto un aborto spontaneo prima del test. Non so, forse sono incinta di nuovo. Le dice queste cose. Mentre sono lì che stanno... in realtà a sto giro, questo giorno non stavano facendo crochet, stavano tipo sistemando una coperta che si era sfilacciata, una roba del genere. Nel frattempo Josh è in cucina, che cucina pancake. Josh non cucina mai, quindi è strano che si è messo a fare i pancake. Però Susan è contenta, dice: guarda, ci sta provando. Ok, lui dice a Giovanna: vuoi un pancake anche te? Sì. Lui serve i pancake a tutti. Poi, e Giovanna nota che lui si comporta in modo molto premuroso con Susan, addirittura poi dopo le mette la coperta intorno alle spalle, le dà il bacino sulla testa. E poi si mette persino a pulire la cucina, cosa che già lui non cucinava mai. Pulire la cucina è mai successo, si mette a pulirla. A quel punto Susan dice: guarda, sto veramente male, Giovanna, vado un attimo a stendermi. E lei dice: sì sì, vatti a stendere che io finisco qua con la coperta. Solo che appena Susan si va a stendere, Josh va da Giovanna e dice: guarda, io ho bisogno che tu te ne vai perché devo portare i bambini a giocare con lo slittino, perché era dicembre, c'era la neve. Però pensa che vita sta facendo questa Susan, che se lui si mette a fare i pancake a lei sembra un cambiamento radicale ed è contenta perché, ah no, ci sta provando, cioè lui sta solo facendo i pancake. Pensa sì. Che in che vita è incastrata una persona, questa persona qua. Cioè no, che il fatto che lui si metta a fare i pancake e pulisce la cucina sembra un evento da festeggiare. No, cioè nel senso, perché questa roba qui è veramente drammatica
e purtroppo c'è gente che in queste situazioni qua non sì. riesce a tirarsene fuori. È una roba drammatica. Lo è. Cioè, noi abbiamo riso tanto, forse rideremo ancora in questa puntata, perché loro sono dei personaggi veramente improbabili. Sì, però infine. Poi se dici, caspita, se qualcuno a cui vuoi bene ha a che fare con queste persone, non riesci nemmeno a trovare la parte divertente, perché sono veramente certo. uno schifo. Comunque, arriviamo al giorno dopo. 7 dicembre, come vi dicevo, Debbie, che è la maestra di questo asilo privato, in realtà è poco più che una babysitter, perché lei ha l'asilo privato a casa, perché lei era una mamma, aveva 4 figli, quindi aveva fatto questo daycare, non aveva tanti bambini, no? Però come teneva i suoi, teneva quelli degli altri. E lei quel giorno lì sapeva che dovevano arrivare Charlie e Brayden, e Susan non era mai in ritardo, quindi questi bambini non arrivano. Lei all'inizio dice, ah, stai a vedere che oggi li doveva portare Josh, quando li deve portare Josh arriva sempre in ritardo. Passa un po' di tempo, questi bambini non arrivano, lei allora chiama Susan, il telefono è spento, chiama Josh, il telefono è spento, chiama Susan al lavoro, non è arrivata al lavoro, chiama Josh al lavoro, non è arrivato al lavoro. Quindi a quel punto chiama Jennifer, perché era il suo numero di emergenza da cui fare riferimento, e l'avverte di questa cosa. Non contenta, non so come, probabilmente aveva un'altra maestra che lavorava, perché lei addirittura va a casa di Josh e Susan per vedere cosa sta succedendo, e vede che la casa è chiusa, nessuno risponde alla porta. Quando arrivano sulla scena anche Terry, che è la mamma di Josh, e Jennifer, perché a questo punto, come ho accennato prima, Terry viveva con Jennifer, Debbie deve tornare al suo daycare perché c'ha i bambini da gestire, e quindi lascia la situazione in mano alla madre, la sorella di Josh. In tutto questo, cioè prima di andarsene, però, aveva anche chiamato la polizia. Quindi quando la polizia arriva, ci sono lì Jennifer e Terry, e la polizia dice, noi non possiamo fare nulla, se ci date il permesso voi, noi sfondiamo una finestra ed entriamo, però non abbiamo un mandato, dovete certo. essere voi a prendervi la responsabilità della finestra. Loro ovviamente dicono sì, loro entrano in casa, non c'è nessuno. L'unica cosa strana che trovano è in salotto, perché in salotto c'è lo stereo acceso e ci sono accesi anche 2 ventilatori, di quelli grossi quadrati, avete presente, sì, sì, i quadrati bianchi, sì, sì. che sono puntati verso il divano, e il divano era umido. E questa è una cosa inquietante, però è l'unica cosa fuori posto, non trovano nient'altro. Notano, quando vanno nel garage, vedono che la macchina non c'è, però nella casa c'è la borsa di Susan con ancora il portafoglio dentro. Ok. A quel punto Jennifer pensa che Josh abbia fatto qualcosa di terribile, e quando tua sorella pensa che tu hai fatto qualcosa di terribile, vuol dire che insomma hai dato grandi avvisaglie, perché sennò non certo. è la prima cosa che pensi. Lei cerca di telefonare a Josh, ma trova sempre il telefono spento. La polizia a un certo punto va a chiedere a tutti i vicini e parlano anche con Giovanna. E anche lei cerca in continuazione di chiamare Susan, e ad un certo punto, nel pomeriggio mi sembra, dice a suo figlio, al figlio di Giovanna, provi a chiamare Josh. Questo perché? Perché lei non aveva il numero del cellulare di Josh, aveva solo quello di Susan. Il figlio invece aveva quello di Josh, perché a volte faceva da babysitter ai ragazzi. Quindi questo ragazzo chiama e incredibilmente Josh risponde. Lui passa il cellulare a sua mamma, e Giovanna gli dice, ascolta cosa sta succedendo, qui sono tutti preoccupati, torna a casa che c'è la polizia. Lui dice, sì sì sì, sto arrivando, e mette giù. Poco dopo, perché chiaramente c'è tutta la gente che continua certo. a chiamarlo, il cellulare era spento, poco dopo riceve una telefonata da Jennifer, risponde, lei dice, ma dove sei, sono tutti preoccupati. Lui dice, sì sì, ma tranquilla, sono in giro coi bambini. Ok, sei in giro con i bambini, Susan dov'è che non è andata al lavoro? E lui risponde, è al lavoro. No, Josh, ti ho appena detto adesso che lei non è al lavoro, per questo ti ho chiesto dov'è. E lui dice, starà andando al lavoro. E sembra tipo un disco rotto questa cosa. E lei insiste finché Josh si mette a urlare al telefono, non lo so, smettila di chiedermelo, non lo so.
A quel punto Josh gli ha messo giù il telefono, lei però lo richiama e gli passa al detective, perché nel frattempo c'è un detective che è stato assegnato al caso, e lui dice, sì sì, guarda, sto arrivando, Susan è al lavoro, che abbiamo già stabilito in tutti i modi che Susan non è al lavoro. Lui dice al detective, Susan è al lavoro, io sono in giro con i bambini, guarda, mi fermo a mangiare con loro, poi arrivo. E il detective dice... No. Assolutamente no, tu vieni qua adesso, i bambini mangiano a casa, se non c'è niente a casa da mangiare ordiniamo noi una pizza, ma vieni subito a casa. E lui però tipo l'ignora, infatti questo dice, detective ha fatto oh zio, sacco... cosa sei, mia madre? Sì, più o meno sì, c'è questo detective che ha fatto anche questo, in tutti i documentari c'è lui, e quindi si sentono, si trovano un sacco di interviste a lui. E lui dice che Josh durante questa roba in sostanza lo ignora, dice ok ok arrivo, e arriva un'ora dopo. E lui nel frattempo si era fermato a mangiare una pizza con i ragazzi, con i bambini, perché hanno 2-4 anni. Appena arriva a casa, il detective proprio gli va incontro, cioè Josh non fa in tempo a scendere dalla macchina, che il detective dal finestrino gli dice, ma perché eri in giro col telefono spento? E lui dice, dovevo conservare la batteria perché non ho il caricatore. Il detective, guardando nell'abitacolo della macchina, vede che c'è un caricatore per cellulare inserito. Quindi, boh, e vabbè, allora Josh viene subito interrogato sul momento, ci sono anche i bambini presenti, questo interrogatorio è registrato e fa impressione, perché qualsiasi domanda gli venga fatta, lui aspetta tipo 30 secondi prima di rispondere a tutte le domande, ci sono 30 secondi di silenzio e poi risponde in modo più vago possibile, quando non vuole rispondere fa finta di riprendere i bambini per qualcosa, cioè li usa come diversivo. Certo. Quello che viene fuori comunque, cioè la versione dei fatti che dà è questa. Ieri Susan è andata a dormire e io a mezzanotte ho deciso di portare i bambini in campeggio. Bambini di 2-4 anni a mezzanotte a dicembre con la neve. In campeggio. In campeggio, perché ero convinto che fosse sabato, non domenica. Ok. Allora, questa storia non ha senso, non porti due bambini così piccoli in campeggio di notte, soprattutto se c'è la neve, non ha proprio senso. In più, nella macchina hanno trovato un sacco di attrezzi da campeggio, ma non hanno trovato una tenda. Lui ha detto, vabbè, ma io contavo di farli dormire in macchina. Che cazzo di campeggio è? Sì, ma perché? E poi sul divano lui dice, sì, io prima di uscire ho lavato il divano perché me l'ha chiesto Susan. Boh, di notte lei ti chiede di lavare il divano. Infatti. Allora gli chiedono, il cellulare di Susan che ha spento, tu sai dov'è? No, non lo so assolutamente. Perquisiscono la macchina e trovano il cellulare nello sportello del cruscotto. Josh, scusa, il cellulare era in macchina. Si vede che me l'ero messo in tasca un attimo e poi mi sono dimenticato. Ora, se te lo sei messo in tasca un attimo, poi si è teletrasportato dentro al cruscotto il cellulare? Cioè, ha una risposta del cazzo per qualsiasi domanda. Sì, infatti, guarda, l'interrogatorio, non questo, il prossimo interrogatorio, che gli faranno il giorno dopo, ci sono anche i video, perché è stato fatto nella centrale di polizia, e si vede il detective che gli vuole spaccare la faccia. Beh, guarda, posso capire perché vorrei spaccargliela anch'io. Immagina avercelo davanti. Infatti, quella faccia da cazzo che ti risponde così. Vabbè, comunque poi trovano che Josh aveva fatto delle telefonate sul telefono di Susan, ok? Quindi dopo che aveva riacceso il cellulare, perché comunque l'aveva tenuto spento fino a quando poi l'aveva chiamato il figlio di Giovanna, e quindi... Anche lì, tu c'hai il cellulare in macchina e chiami questo cellulare che in realtà sai benissimo cos'è, stai chiaramente fingendo di non sapere dov'è e che la stai cercando, è proprio palese, perché... lo fanno tutti. Sì, sì, ma anche perché se ce l'hai in macchina e lo chiami, cioè, squilla. Era spento, l'hanno ritrovato chiedendole i tabulati telefonici. Giusto. Scusa. Allora, no, figurati, quindi... A quel punto se ne vanno, però gli danno appuntamento, come dicevo, per un interrogatorio in centrale il giorno dopo di mattina, ok? Quindi il detective è lì alle 8 del mattino per aspettarlo per l'interrogatorio, Josh non si presenta.
I vicini di casa lo vedono in cortile che sta lavando l'interno della macchina e poi lo vedono anche che sta pulendo in casa, perché ogni tanto esce a sbattere le cose. Quindi lui che non ha mai pulito niente in vita sua, quella mattina doveva andare a farsi interrogare, ma c'aveva la casa da pulire. E come fai? E quindi arriva dopo mezzogiorno, cioè quasi 4 ore dopo il suo appuntamento. Ok, arriva e poi come la sua tecnica principale ovviamente è fare il disperato, piange, però poi stesse cose dell'interrogatorio precedente, ogni domanda aspetta tipo 30 secondi e ragazzi non sto esagerando, cioè se ascoltate è una roba che proprio c'è sto silenzio prima che lui risponda e le risposte sono sempre assolutamente inutili, vaghe. E c'è una cosa in cui lui però è molto appassionato, Josh, e cioè è incazzato nero perché gli hanno rotto la finestra. Bastardi, cioè tua moglie è scomparsa, ok? Il problema è che ti hanno rotto la finestra e lo continua a ripetere, cioè se ascoltate quell'interrogatorio lì lui continua a tornare su sto cazzo di problema della finestra, perché la moglie è scomparsa e lui non è che la deve ricomprare la finestra, sì, la finestra rotta la deve riparare lui, la moglie è scomparsa no. Mentre lo stanno interrogando in centrale mandano i CSI a casa, no, nella casa di Josh, e loro vedono che la casa comunque è stata completamente pulita, anche se Josh è uno che si stufa, no? Certo, e l'ha lasciata sporca a metà. Esatto, perché trovano sul pavimento, non in salotto, perché nel salotto c'è questo divano umido che è sospetto e non lo so, magari dopo ci torniamo, magari no perché ho già una puntata infinita. Comunque, il divano è stato lavato per qualche motivo e trovano tipo nel corridoio dei piccolissimi schizzi di sangue, ma sono molto molto piccoli, sono circa 30 goccioline, al punto che quelli del CSI o il medico legale o chi per lui dicono queste sembra qualcuno che ha tossito sangue, ok? Cioè non sono schizzi di sangue da massacro, sono delle mini goccioline, sembra qualcuno che ha tossito sangue, ok? Comunque questa cosa li fa comunque preoccupare perché c'è una donna scomparsa, trovano queste cose, e sequestrano i computer e gli hard disk di Josh e sono tutti criptati. Lui ovviamente nemmeno dà la password per accedere, giusto per risultare un po' più sospetto. E quindi, ok, quando CSI ha finito di perquisire la casa è finito anche l'interrogatorio di Josh, che ovviamente è durato ore, e Josh dice ok adesso però sono stanco, posso avere un paio di giorni per pensare alle cose che mi avete detto? E qua il detective dice no, tua moglie è scomparsa, non hai un paio di giorni per pensare, smettila subito. E mentre c'era questo qui c'era una polizia, una task force della Madonna, perché si sono divisi in 3 posti, perché mentre lo interrogavano e c'erano i CSI a casa, c'erano anche degli agenti con degli psicologi infantili a interrogare i bambini, che sono stati accompagnati lì da Jennifer. Allora, Braden ha 2 anni, quindi è assolutamente inutile parlare con lui. Charlie, che ne ha 4, riesce già a esprimersi. E lui dice che quella notte lì erano andati tutti al Dinosaur National Park, quindi il parco nazionale dei dinosauri, e che la mamma era rimasta lì dove ci sono i cristalli. Questo parco non esiste e dove abitano loro non c'è un parco dedicato ai dinosauri. L'estate prima erano andate in un parco con i dinosauri, no? Quindi il bambino potrebbe essersi confuso, però questa cosa di la mamma è venuta con noi ed è rimasta dove ci sono i cristalli colpisce, e quindi i detective decidono che questa testimonianza non è completamente inutile, perché comunque prova che Susan è andata via con loro e non è mai tornata a casa. Certo, perché il bambino può confondersi su dove sono andati, ma non se la mamma c'è o non c'è. Esatto, quindi è così. Allora, la polizia è convinta che Josh ovviamente abbia ucciso Susan, cioè ne siamo tutti convinti, no? Solo che non riescono a trovare prove schiaccianti, trovano tutte cose sul carattere di Josh, cioè capiscono che lui era una merda di marito,
ma non trovano delle prove schiaccianti e quindi decidono di aspettare ad arrestarlo perché sono sicuri che cercando comunque troveranno il corpo e quindi non sarà più un caso di sparizione, ma di omicidio. Mentre indagano, ovviamente scoprono il testamento che Susan aveva lasciato al lavoro e da lì scoprono anche che Josh aveva $1 milione come assicurazione sulla vita di Susan. Ovviamente il caso diventa subito mediatico, però Josh rifiuta ogni intervista. La polizia a questo punto, dato che non sanno dove sbattere la testa, dicono sottoponiamolo al poligrafo, che appunto il poligrafo non ha valore legale, serve di solito per far cagare addosso la gente e farla Sì, confessare. ma in America, in alcuni stati, è ancora considerato affidabile, cosa assolutamente. No, sì, però non è mai ammissibile in processo, serve per dare No, esatto, un'idea agli investigatori, cioè comunque ha una sì. sua utilità. E Josh dice ok, poi all'appuntamento non si presenta e nel frattempo assume un avvocato. Ok. Intanto i detective mandano dei te cioè la polizia manda dei detective anche a Washington, nello stato, perché ricordiamoci che questo accade in Utah. Il resto della fam la famiglia Powell e la famiglia Cox sono a Washington, quindi vengono mandati dei detective per interrogare tutti i parenti, interrogano tutti, ovviamente interrogano anche Steve. Steve passa tutto il tempo a parlare dell'attrazione fatale tra lui e Susan, dice che lei era una seduttrice che cercava sempre di farsi toccare da lui, lui non poteva resistere, cioè lei è come. Non lo so, una strega che la. Sì, una strega ammaliatrice. Sì, esatto. E dopo questo interrogatorio gli chiedono di poter fare un sopralluogo a casa sua. Glielo devono chiedere perché non Certo. c'è nessuna ragione per cui venga approvato un mandato verso Steve a questo punto. E quindi glielo chiedono, lui in realtà rifiuta, però dice: no, Susan non è a casa mia, credetemi. Vorrei che fosse lì più di ogni altra cosa. Mamma mia, quante botte, quante botte. E vabbè, comunque dice che lui è disperato che lei sia scomparsa, Certo. ma di stare tranquilli perché non è morta. Sicuramente è fuggita con uno dei suoi amanti. Beh, certo, un'amantide come lei, una Non ha forte. amanti. Comunque, dato che loro stanno intervistando tutti, Sì. intervistano anche i colleghi di Susan che dicono di Josh che parlava di nascondere i cadaveri nelle miniere. E allora loro effettivamente vanno con i cani, quelli che annusano i Sì. cadaveri, nelle miniere abbandonate della zona, però non trovano nulla. Va detto che Josh, nella sua idiozia, questa cosa delle miniere ci aveva azzeccato in pieno, perché sono miniere, sono sottoterra, se sono abbandonate, spesso sono crollate. È veramente troppo rischioso per la polizia, cioè o sanno che c'è qualcuno da recuperare, oppure andare a cercare lì è veramente una roba folle perché fai rischiare la vita agli agenti. Esatto, e soprattutto appunto se non sai dove, se devi continuare ad andare nei cunicoli ed è molto rischioso. Esatto, loro fanno il tentativo coi Sì, cani, sì. ma non trovano nulla. A questo punto Josh dice: ma io che cosa resto a fare qua a Utah, no? In Utah, dove dovrei aiutare nelle ricerche della mia moglie scomparsa? Ma andiamo a Washington da mio papà. E quindi porta i bambini a Washington. Prima di partire, preleva tutto il TFR di Susan, che non lo so, perché lui si era fatto firmare dei documenti di power of attorney. Non mi sono addentrata in questa cosa perché è complicata e perché appunto la puntata è già fin troppo lunga, però in sostanza aveva diritto a prenderselo. Quindi prende quello e cerca di avviare le pratiche per intascare le assicurazioni sulla vita. Ok? E mentre sta caricando la macchina per partire, ci sono i vicini che lo aiutano, perché comunque queste sono tutte comunità dove i vicini ti aiutano sempre per qualsiasi cosa. E ad uno dei suoi vicini fa una battutona, dice: oh, ho appena caricato in macchina la testa di Susan. Minchia, che ridere. Il vicino non ride e Josh si arrabbia perché come ti permetti di non ridere? Josh, va bene il black humor, ma non fa ridere questa cosa, non è una battuta, non c'è la costruzione della battuta, Eh no, non è una è solo battuta. un'affermazione del cazzo.
Esatto, esattamente. Comunque, a Washington i bambini devono iniziare una nuova scuola. Pensa anche ai bambini come sono traumatizzati da tutto. Poi adesso i bambini sono con Josh e Steve, ok? E la nuova maestra di Charlie a un certo punto chiama la polizia e dice che Charlie dice che la mamma è morta. Cioè la mamma ufficialmente è scomparsa, sì, ok? Sì, però sì. Il bambino sa che la mamma è morta. E quindi lo comunica. E allora ribadiamo il concetto che finché non trovano un corpo su cui si può vedere che effettivamente è stata ammazzata una persona, non puoi accusare qualcuno di aver ucciso quella persona che non si trova. Esatto. È il cane che si... In realtà c'è un cavillo, in realtà è una modalità in cui si può fare un processo per omicidio anche se non c'è il corpo. Che sì. Adesso non mi ricordo come si chiama, un nome latino. Questo qua dico negli Stati Uniti, però è sempre un problema perché tu devi dimostrare che quella persona ha ucciso la persona sparita, come, quando e perché. Okay. Però ti dirò, questa cosa del corpo è giusto che sì. Sia così, perché a volte a me sembra che in Italia mettono dentro troppe persone senza avere corpi. E a me sta roba mi lascia sempre un po' perplessa, quindi capisco, non in questo caso chiaramente gli vuoi spaccare i denti a padre e figlio, però comunque a questo punto Josh decide di aiutare finalmente con le ricerche per Susan, perché usando la sua abilità di web designer si mette con il fratello Michael, ok? Michael è molto attivo da questo punto in poi della storia, anche se ne parlerò poco. E con Michael e con Steve fanno un sito per trovare Susan, quindi finalmente stanno facendo qualcosa. Peccato che il sito sia pieno di foto dove Susan è venuta male, quindi loro intenzionalmente hanno cercato le foto dove lei era venuta male. Pubblicano estratti di diario, in particolare uno che lei ha scritto a 15 anni, dove diceva che con il suo ragazzo era andata un po' troppo oltre, che adesso doveva pregare. Quindi c'è... Adesso dimmi questa cosa come può aiutare a farla trovare, solo per sputtanarla, ok? Certo. Poi mette anche un estratto dove lei dice che aveva sbagliato a prendere una dose di medicinale aveva quasi rischiato l'overdose, però mette l'estratto in modo che sembra che lei è andata in overdose di droghe. Sì, sì. Invece aveva solo sbagliato le dosi di un medicinale. E poi scrivono tutte teorie sul fatto che Susan è scappata con un altro tizio perché era incinta di quest'altro e quindi è scappata, e fanno nome e cognome del tizio che si chiama Steven Cochers. Chi è questo Steven Cochers? Un altro mormone dello Utah che era scomparso in quel periodo, quindi ho detto, beh, chiaramente sono andati in Brasile insieme. Sì, ovvio. Non c'è nessun contatto tra loro, l'unica cosa che hanno in comune è che sono entrambi mormoni, lui è molto dello più Utah. Grande, non mormoni dello, però lo Utah non è uno stato piccolo. No, infatti. Non erano nello stesso ambito lavorativo, non c'era nessun contatto, ok? E poi ovviamente nel sito, è che non ce li vuoi mettere un po' di insulti alla polizia? No, ma certo che sì, mossa furbissima tra l'altro quando sei il principale sospettato. Comunque questa follia non si ferma al sito, perché Steve si fa anche intervistare in televisione dicendo che lui e Susan si amavano e che Josh lo sapeva. In televisione legge anche degli estratti dei diari di Susan, cioè tutta sta gente con i diari di Susan, che è proprio una mancanza di rispetto inutile. Poi questo è proprio... Vabbè, comunque Josh, che in generale rifiuta di essere intervistato, comunque sai quando lo inseguono con il microfono, ogni tanto fa qualche dichiarazione veloce, dice sì, Susan è certamente fuggita con Steven Cochers. Ed sì, è in Brasile. È andata così. È in Brasile. Sì, perché poi loro dicono che sono andati in Brasile, non c'è nessun elemento. No, infatti stavo dicendo, cioè, ma su che base? Così, perché il Brasile è abbastanza lontano. Ma perché è l'unico stato straniero che conoscevano, cioè non sapevano che ci sono altri paesi. Comunque, ovviamente i genitori di Susan sono devastati, non solo dalla scomparsa, ma da tutto lo shaming che suo marito sta facendo a Susan, e ovviamente sono convinti che sia stato Josh. Loro sperano che Susan sia ancora viva. Hanno in realtà una teoria che forse, dato che lei se ne voleva andare,
forse Josh e Steve l'hanno tipo imprigionato in cantina o qualcosa di malato a questo livello, che in effetti, viste le persone, non è un'ipotesi così bizzarra. E ovviamente però Josh da subito impedisce ai Cox di vedere i nipoti, nonostante sia tornato a Washington, quindi sono nello stesso stato suo padre e i genitori di Susan. Impedisce loro di vedere i nipoti. Loro cercano comunque di vederli, tra l'altro loro andavano a fare shopping nello stesso centro commerciale, quindi è capitato che si vedessero, è capitato che il bambino più grande, Charlie, vedesse i nonni e si fosse messo a correre verso di loro urlando nonno nonna, e Josh l'ha urlato Charlie fermati subito, proprio con cattiveria. Charlie si è fermato e niente, l'ha fatto tornare indietro senza abbracciare i nonni, e i nonni dicono proprio che si vedeva questo bambino che era devastato dal... che poi è proprio una cattiveria schifosa. Poi c'è un altro episodio dove una cugina dei bambini vuole parlarci e Josh manda via in malo modo i parenti. Sì, sì. Dopo questo episodio al centro commerciale, Josh si fa dare un ordine di allontanamento verso i Cox, perché dice che Chuck l'ha minacciato. Uno, non è vero. Due, perché ti ha solo minacciato? Doveva veramente infatti, farti nero. Cioè. Infatti, vai a investirti con la macchina. Comunque questo dà inizio a una vera e propria battaglia, non legale ma mediatica, tra Chuck Cox, il padre di Susan, e Stephen Powell, perché loro due si mettono a farsi la guerra, e c'è anche un video dove loro litigano davanti alle telecamere, e Chuck lo vedi che è una persona normale, e Stephen è uno stronzo di livelli inimmaginabili, ma lo vedi che è anche pazzo. Sì. No, nel modo in cui parla. E allora, perché c'è questa roba filmata? In realtà è stata una trappola che i Cox hanno fatto insieme all'avvocato. Non chiedetemi dettagli, anche perché è inutile addentrarsi in questi dettagli, però loro volevano requisire i diari di Susan, perché non volevano che Steven e Josh li sputtanassero così. Certo. Per farlo bisognava che loro li tirassero in ballo in una cosa pubblica, e quindi hanno fatto in modo di creare questa litigata davanti alle telecamere, ed effettivamente Steven ci casca, tira in ballo i diari, e quindi credo che a questo punto riescano a requisirli, ma è inutile, quello ce li ha tutti scannerizzati nel computer, certo. Capito? Comunque, grazie a questa cosa, però, la polizia non è che va solo a requisire i diari. A questo punto si fanno dare un mandato per perlustrare la casa di Steve, finalmente. Sequestrano 4 computer, che sono ovviamente di Josh. Josh dice di non conoscere la password di nuovo, e anche questi hard disk sono tutti criptati, e sono criptati in modo molto complesso, non riescono ad entrarci. Inizialmente, perché poi in qualcuno entreranno. Comunque, poi trovano nell'armadio di Steven i vestiti, le mutande, i sacchetti di Susan, certo. I sacchetti con dentro gli assorbenti, i dischetti struccanti, tutte quelle le unghie. E trovano anche l'intimo sacro di Susan, che voi mi direte che cazzo è l'intimo sacro. È una roba dei mormoni. Loro okay. Hanno queste... mutande, questo combo di mutande e maglietta, mutandoni tra l'altro, mutandoni e maglietta speciali che ti proteggono dagli incendi. Non è vero, non è vero, non però boh, Dio ti protegge, se, no, non lo so. Comunque, lui, cioè, non gli aveva rubato solo le mutande normali, gli aveva rubato pure quelli sacri, come ha fatto non lo so. E queste cose ve le ho già descritte, trovano anche altro, trovano una foto del matrimonio di Susan con la faccia di Steve appiccicata sopra quella di Josh. Io credevo solo nei film ci fosse questa roba. E invece no, solo nei film, tra l'altro quei film pomeridiani con le pazze psicopatiche tratti da casi di true crime, no? E invece lui l'ha fatto veramente. E trovano foto di donne nude con sopra appiccicata la faccia di Susan. Ah, pensavo sempre la faccia di Mel Gibson. Può darsi, guarda, può darsi che ci fosse anche quello. Nella follia. E poi trovano tutte le canzoni scritte da Steve, no? Sia negli spartiti, sia registrate nell'album. E poi trovano anche delle cose che non hanno a che fare con Susan. Per la precisione, 1600 foto delle bambine dei vicini di casa mentre erano in bagno.
quindi i vicini di casa avevano il bagno e la finestra del bagno dava verso una delle finestre di Steven. Oh, e lui stava lì a scattare le foto quando in bagno c'erano le bambine. Stiamo parlando di bambine, non ho le età esatte, ma da quello che ho capito siamo tra gli 8 e i 10 anni. Ok? Sarebbe inquietante che lui spiasse chiunque, certo, in bagno, certo. Però attenzione, ci aggiungiamo un altro elemento delle bambine. Sì, un aggravante. E ha 1600 foto e questa famiglia viveva lì da un anno, quindi lui in un anno ha fatto 1600 foto delle bambine in bagno. Sono più di due al giorno. Ti rendi conto? Allora tutti, lui... Però, scusa, tutti i giorni dell'anno. Sì. Okay. Vabbè, penso che... Vabbè, comunque, fa niente. Sì. A questo punto, credo che trovino anche altro materiale pedopornografico. Però non ho trovato i dettagli. Comunque trovano cose che non bisogna avere e quindi Steve viene arrestato. Giustissimo. Josh no, però. Cioè, vabbè. Comunque almeno arrestano Steve. Lo arrestano per voyeurismo, credo che si pronunci, e pedopornografia, ovviamente. Sì. Voyeurismo. Steve ovviamente si dichiara non colpevole, però lo tengono lì per un po'. E... Allora, aspetta, non ho detto sta cosa. Durante una di queste visite della polizia, vi ricordate, in casa con Steven vive anche John. Sì. John Powell, quello che aveva... I disegni delle donne infilzate. Ok. E gli apre la porta indossando solo un pannolone. Questo non aggiunge nulla alla storia, no. Però come potevo non dirvelo? No, cioè... Sì, allora ricordiamo che il bambino, cioè che, scusa, non è il bambino, che John non è un bambino. No, avrà 30 anni adesso. Infatti. Ok. È solo uno molto pigro. No, però capisci, la polizia viene a perquisirti la casa, sì, e apre uno con un uomo adulto con addosso un pannolone e basta. Ok. A questo punto i bambini finalmente vengono affidati ai Cox. Ma va? Solo che questa cosa in realtà è problematica sin dall'inizio. Perché? Perché i nonni non riconoscono i nipoti, nel senso che li trovano improvvisamente maleducati, completamente senza orari. Loro vogliono mangiare quando vogliono loro, non vanno a letto la notte e sono dei bambini ancora piccoli a questo punto. Che cosa hanno adesso? 4 e 6 anni? Comunque sotto i 6 anni sono... E veramente sono dei bambini diversi, perché questo periodo che hanno passato senza la mamma, ma solo con il padre e con Steve, sono diventati come se fossero dei selvaggi, li descrivono loro, ok? Ma questa non è la cosa più preoccupante. Le cose più preoccupanti sono che quando è ora di mangiare i bambini si abbuffano più in fretta possibile, come fanno i cani randagi, no? Che hanno paura che qualcuno gli porti via da mangiare. L'hanno proprio paragonata a questo. Evidentemente non c'era abbastanza cibo in casa per i bambini, quindi quando c'è l'occasione di mangiare cercano di Ma se anche quando possibile. C'era la madre, lui era uno dei due bambini, era denutrito, è ovvio che, cioè, se trovano il cibo lo mangiano in fretta. Sì, però questo ancora le cose più sconvolgenti sono state che appena sono arrivati i bambini hanno chiesto ai nonni: ma adesso che siamo qua, voi ci molestate? Questo perché Josh gli aveva detto: se andate dai nonni, i nonni vi molestano. Ok. Oltre a questo, i bambini non vogliono mai mettersi il pigiama, perché loro dicono: no, la notte si sta nudi. A noi piace dormire nudi come con papà. Quindi, ok. Questo non indica necessariamente certo, ci siano state molestie, però insomma, come minimo ti preoccupi. Poi, visto le persone di cui si sta parlando, Steven, gli hanno trovato pedopornografia, ok? Sì. Quindi non è il caso. Comunque, a un certo punto Charlie a scuola fa un disegno. Il disegno è la mia famiglia in campeggio. La maestra, non so perché, se perché voleva giocare alla detective o perché non sapeva la situazione, le chiede: dov'è la mamma? E il bambino risponde: la mamma è nel bagagliaio. Ok. Sì, perché la macchina c'era solo su tre persone. Sì, ha disegnato le tre persone con la macchina. Dov'è la mamma?
è nel bagagliaio. Mentre i Cox stanno cercando di recuperare sti poveri bambini, Josh ovviamente non vuole che ce li abbiano, ma più per una... sembra proprio che sia per fare un dispetto, più sì, che altro. Sì, cioè lui li vuole perché sono i suoi figli, non perché veramente li vuole. Quindi dice ai servizi sociali che i Cox molestavano Susan e quindi è probabile che molestino anche i nipoti, che quindi vanno affidati a lui. E che piuttosto che lasciarle ai Cox è meglio metterli in una casa famiglia. Che è allucinante, cioè preferire che i tuoi bambini vadano in casa famiglia piuttosto che stiano con i nonni è allucinante. A me questa cosa però mi fa pensare forse a quello che si chiama, cos'è, transfer, non lo so, quando parli di quando sì, dici che altri fanno quello che fai tu. Sì. Non lo so, però vabbè, era perché lui stava cercando appigli per togliere i bambini. Ovviamente i servizi sociali lo sfanculano, cioè non è che gli stanno dietro. Solo che purtroppo c'è questa idea della sacra bigenitorialità. Allora, la bigenitorialità è importantissima. Quello che noto io, non solo negli Stati Uniti, ma purtroppo anche in Italia, è che spesso a livello legale la bigenitorialità viene vista come un diritto dei genitori. Invece deve essere un diritto dei bambini. Se uno dei genitori è una persona pericolosa, non deve avere diritti sui figli. Cioè, la bigenitorialità è importante per i bambini. Certo. Ok. Sì, sì, anzi. Però sembra quasi che, ma dobbiamo dare le visite al padre. Ma avete visto che razza di persona è questa? Cioè, ok. Comunque decidono, in nome di questa appunto sacra bigenitorialità, decidono che sì, i bambini restano ai Cox, però Josh può avere una visita supervisionata un giorno a settimana. Josh ovviamente sceglie la domenica perché non vuole che i bambini vadano in chiesa. E fin qua, vabbè, questa cosa ci sta. Non ci sta che gli danno le visite, però fa niente. Allora, inizialmente queste visite supervisionate sono alla sede dei servizi sociali, come spesso si fa. Però poi vengono approvate le visite in casa di Josh. Questo perché lui l'ha richieste e non ufficialmente perché pare che gli altri genitori si lamentassero della presenza di Josh perché dava fastidio a tutti. Comunque vengono approvate le visite nella casa sua a condizione però che quella casa non sia quella di Steve, perché lui era rimasto a vivere in casa di Steve mentre lui era dentro, ok? Josh dice va bene, s'affitta una villetta e quindi viene deciso che una volta a settimana l'assistente sociale deve portare i bambini da Josh. Arriviamo a novembre. In uno degli hard disk di Josh, che finalmente riescono a decriptare, o come si dice. Trovano dei disegni, si sta parlando di disegni, disegni e cartoni animati pornografici. Con questo intendo sì i classici hentai, quindi sapete gli anime porno giapponesi, sia cose che non hanno senso come i porno dei Simpson, i porno di SpongeBob, che ha ancora meno senso dei Sims. Avete presente quando vi si aprono i pop-up zozzoni? Sì, sì, sì. A volte mi è capitato di trovare tipo Marge e Homer che scopavano. Sì. Dicevo, ma perché? Ma lì è ancora. Però SpongeBob è... Con il suo Patrick, amico Stanley, con Patrick, insomma, non lo so, Ecco, fin qua è una roba che tu dici, ok, tu sei fuori di testa, però vabbè, cioè non stai facendo del male a nessuno, no? Sono disegni, infatti non è illegale avere disegni di questo tipo. Il problema qual è? Che in alcuni di questi disegni c'erano scene di adulti con bambini. Quindi sono solo disegni, è un crimine senza vittime, però insomma... E quindi i servizi sociali decidono che forse è il caso di sottoporre Josh a dei test psicosessuali e gli dicono anche guarda che se li superi te li riaffidiamo completamente. Oh mio Dio, ok. A posto. Nel frattempo Josh che cosa fa? Fa un sito che si chiama For the Kids, scritto 4 da kids con la Z finale.com, sito ufficialmente creato da Michael Powell, suo fratello,
E il sito è tutto dedicato a dire che i Cox sono dei molestatori di bambini. Cioè, gli hai fatto sparire la figlia, non gli hai cercato di tenergli lontani i nipoti, adesso stai cercando di rovinare la loro reputazione. Esatto. Comunque, Josh deve sottoporsi a questo test. Ok. Ed è rimasto, siamo a febbraio del 2012 e lui sa che settimana prossima deve andare a fare questo test. Mentre si aspetta il test, non vengono sospese le visite. Le visite si mantengono. Quindi, appunto, febbraio 2012, Josh fa una cosa strana. Va in banca, trasferisce tutti i suoi risparmi sul conto di Alina, la sua sorella minore, e si tiene, mi sembra, $7,000 in contanti. E poi chiude il conto. Poi raccoglie tutti i giocattoli di Charlie e di Brayden e li dà via. E io sta cosa, boh, la necessità, vabbè, dopo ne parliamo meglio, però sì, ok. E poi scrive delle email ai suoi familiari dicendo addio. Il giorno dopo è la domenica del Super Bowl. Nonostante ci sia il Super Bowl, l'assistente sociale deve lavorare lo stesso perché il giorno di visita è la domenica. Cioè. Quindi l'assistente sociale arriva in macchina a casa di Josh, che si è affittato sta villetta, e i bambini appena scendono dalla macchina vanno incontro al padre perché sono ancora piccoli, non riescono a capire esattamente cosa è successo. Quello è il loro papà e comunque sì, loro li vogliono bene, no? Quindi corrono verso il padre, l'assistente sociale li segue tranquilla. Josh tira dentro i bambini, sorride all'assistente sociale, le sbatte la porta in faccia e chiude con tutti e due i lucchetti. Sì. Tra l'altro io avevo letto anche che c'era il sospetto che lui non vivesse in quella villetta lì, ma l'avesse solo affittata per avere le visite a casa. Perché... Sì, sì, ma credo che sia più di un sospetto. Penso okay. Che lui continuasse a vivere nella casa di Steve. Sì. Però, vabbè, comunque ha affittato, cioè potevi sì, affittare sì. un monolocale, invece ha affittato una villetta. Sì, sì. E niente, quindi lei nel momento in cui, perché gli ha letteralmente, cioè sbattuta in faccia letteralmente in questo caso, cioè proprio quasi le spaccava il naso, sì, sì. Ok? Mentre sentiva la porta che si chiudeva, le è arrivato un odore di benzina all'assistente sociale. Quindi l'assistente sociale chiama il 911, è l'unica cosa che può fare. Ribadisco, è il giorno del Super Bowl. Questo significa che meno persone stanno lavorando. La mia impressione è che hanno messo a fare il turno i più incompetenti, oppure quelli più scazzati, non lo so, perché qui c'è la telefonata che più fa incazzare nella storia dell'umanità. È troppo lunga, non la includeremo, magari mettiamo un estratto, adesso vediamo, però... se cercate su YouTube in realtà la trovate completa ed è inclusa anche in molti documentari, dura molto. Allora chiama e l'operatore dice subito qual è l'indirizzo. Lei dice: è un'emergenza, può usare il GPS? No, mi dia l'indirizzo. Ok, sento i bambini piangere, ho bisogno di aiuto subito. Signora, sto aspettando l'indirizzo. Lui ha questo tono qua, cioè sì, lei che sì, sta sì. chiaramente svalvolando, è chiaro che è una situazione pericolosa, certo. Lui risponde così, lei alla fine gli dà sto cazzo di indirizzo perché non si ricordava il civico, sulla casa non c'era il civico, sì, sai sì, quelle sì, vie sì. americane lunghissime, quindi c'è un po' di perdita di tempo lì, e poi dice, allora io sono l'assistente sociale, questo signore non mi fa entrare in casa, è da solo con i bambini, lui legalmente non può stare da solo con i bambini, e c'è pure odore di benzina, e questo qui, di chi è la casa? Josh Powell, è finito sui giornali. Josh Powell, ah, non è casa sua? No, sono l'assistente sociale, come ho detto appena ho chiamato. No, e niente, lui sembra proprio non capire, continua a fare domande idiote, ma con un tono che veramente ti fa incazzare. Mm-hmm. E questa qui, cioè, sta veramente, perché lei cerca di essere gentile, certo. Ok, però è esasperata, dice: guardate che questo è Josh Powell, è un, appunto, è un caso famoso, è conosciuto. Lui fa: ah, ok, Josh Powell, mi fa lo spelling? Mi deve fare lo spelling. Ok, lei è Elizabeth, non mi ricordo il cognome. Mi fa lo spelling del suo nome? Ok, mi dà il numero di telefono? Ok, lui ha detto Powell con due L finali? Ok, mi dà la data di nascita? Non la so la data di nascita! Mi fa l'imitazione? No, sì. No, la faccia meglio. Ma l'altezza, ma quanto pesa questo Josh?
Cioè, ma che cazzo gli doveva fare il vestito? La tiene lì 20 minuti, ti giuro, è una roba che lo vuoi veramente picchiare. Sì. Ma lei è in macchina lì? Sì, che tipo di macchina? Questa? Ok, ce l'ha la targa? Non me la ricordo. Può guardare la targa, perché lei era salita in macchina intanto, perché aveva sentito sto odore di benzina. Insomma, lui è veramente super irritante, lei cerca di capire, ascoltate, mandate qualcuno al più presto, quanto ci vorrà perché arrivi qualcuno? E lui risponde, signora, dobbiamo dare precedenza alle emergenze. Ci vuole quel che ci vuole. Se sì. Ci sono dei bambini in pericolo. Questo le dice, perché lei dice, guardate che questa potrebbe essere un'emergenza, e lui dice, sì signora, arriviamo quando arriviamo. Siamo come la Pasqua, quando arriva, arriva. Sì, guarda, allora mette giù il telefono e lei sta dentro la macchina, che tra l'altro sposta dal vialetto, perché lei ha sentito sto odore di benzina che la spaventa, quindi fa meglio se sposto la macchina, quindi sì, lei sì. È dentro la macchina sulla strada, non è più sul vialetto, e praticamente un minuto dopo che ha messo giù col 911 la casa esplode. Porca miseria. Ed è una roba che, se vedi come è ridotta, completamente carbonizzata tutta la casa. Sì, è completamente sventrata. Si vedono i sostegni dei muri. Sì. Quindi niente, lei richiama il 911. Questa volta mandano subito i pompieri, che però arrivano dopo 13 minuti. Mm. Quindi, insomma. Josh, ok, Charlie e Brayden, che a questo punto hanno 7 e 5 anni, sono tutti morti nell'incendio. La causa della morte sarà l'inalazione dei fumi quando poi faranno le autopsie. Però i bambini, uno dei due ha un braccio mozzato ed entrambi hanno grosse ferite al capo, e dato che lì è stata trovata, seppur carbonizzata, un'ascia, è probabile che Josh li abbia attaccati con un'ascia prima di appiccare l'incendio per evitare che scappassero, non lo so. Ma fattelo da solo. È quello. Cioè, puoi togliere il disturbo da questa terra da solo. Vuoi però uscire lui... col botto? Ci sei riuscito, però te lo fai da solo. Ma veramente... è quella cosa che lui non voleva lasciare i bambini ai nonni. Ho capito, cioè, ma mi sembra una cosa un po' estrema. Ma certo, però lui... cioè, la sua intenzione era proprio portarsi via i bambini, perché i bambini alla fine che cosa sono? Sono solo un prolungamento di lui, no? Cioè, lui certo. Ragionava così, non sono certo. Persone. Comunque, in realtà ci sono un sacco di cose in più, ma adesso chiudiamo sta puntata. Sì, comunque, sì. Di base, subito dopo il funerale di Josh... Michael e Alina cercano senza successo di riscuotere l'assicurazione sulla vita di Josh. Non riescono perché, dato che Susan non è ancora stata dichiarata morta, è ufficialmente scomparsa, il premio spetta a lei e quindi non possono subentrare i fratelli. E qua godo. Almeno quello. A maggio... nel maggio successivo c'è il processo per Steve per la questione della pedopornografia. Lui viene trovato colpevole e messo in carcere. Non ho trovato il verdetto, però lui uscirà nel 2017, ok? Quindi okay. Va dentro nel 2012-13, aspetta, quando è che sono esplosi? 12 mi sembra, 12. Sì. Viene messo via nel 2012 e uscirà nel 2017. Mentre in carcere, lui ha una missione, che è scrivere un libro su Joseph Smith. Ok, che è il... quindi sta fissa di andare contro i mormoni, proprio se la tiene fino alla fine. Il 12 febbraio del 2013, quindi in sostanza a un anno da quando Josh si è fatto fuori, facendo fuori anche i due bambini, Michael Powell si butta da un palazzo a Minneapolis. Vi ho già accennato che Michael ha partecipato, ma dato che non si sa bene come, ed è tutta una storia lunga che poi finisce in modo sconclusionato, non ve l'ho detto. Vi faccio un brevissimo riassunto, sì, perché anche Michael era stato indagato. Questo perché? Perché lui aveva una macchina nuova che dopo la sparazione di Susan ha fatto rottamare.
questo chiaramente sospetto. Sono andati con i cani, sempre per i cadaveri, al rottamaio, perché la macchina non era ancora stata demolita, e i cani sono andati subito verso quella macchina. Hanno preso tutto, hanno fatto test di DNA, in quella macchina c'erano diversi profili di DNA, ma nessuno di Susan. Quindi è per questo che dico, hanno fatto una roba lunga che sembrava portasse a cose e poi non ha portato a nulla. Quindi ragazzi, quello resta un mistero. In ogni caso sì. Michael era ben coinvolto in qualcosa, poi era quello che gestiva i siti. Comunque nel 2013 morto anche lui. Nel 2018, quindi un anno dopo la scarcerazione, sì, Steve... Michael si butta dal tetto di un parcheggio. Sì, al settimo piano. Settimo piano, sì, a Minneapolis. Sì. Nel 2018, quindi un anno dopo la scarcerazione, Steve muore in ospedale dopo un attacco cardiaco. Alleluia. Allora, a noi in realtà non è che ci dispiaccia molto per queste persone, però il fatto che se ne siano andati sia Josh, sia Michael, sia Steve, significa che noi non sapremo mai cosa è successo a Susan. Esatto. E dov'è il suo cadavere, perché la polizia sospetta che Michael sapesse e forse anche Steve, ma di questo non c'è la certezza. Però ora non ci sono più e basta, l'unica persona rimasta a difendere Josh è Alina. Anche di lei non ho parlato molto, però lei era il contrario di Jennifer. Mentre Jennifer si rendeva conto di che persona era suo padre, lei spesso la descrivono quasi come se il padre le avesse fatto un lavaggio del cervello. Tanti dicono che lei sembrava quasi una servetta del padre. Sì. Lei però dice di non sapere niente e può anche darsi che non sapesse che fine ha fatto Susan, non lo so. Però sostiene l'innocenza del padre e del fratello. Invece Jennifer pubblica un libro sulla vicenda, come accennato all'inizio, che si chiama A Light in a Dark Place, dove parla di tutto e lei pensa, cioè è palese, però nonostante sia sua sorella, anche lei pensa che Josh abbia ucciso Susan. Non sappiamo che cosa è successo, chiaramente. Chiaramente. Chuck, il padre di Susan, ha una teoria che secondo me è quella giusta, è andata così. La teoria di Chuck è che Josh stava da tempo avvelenando Susan con il cibo. Esatto. Da tempo, perché lei aveva quel periodo con le nausee che pensava di essere incinta, invece probabilmente era qualche effetto collaterale di qualcosa che gli stava mettendo nel cibo. Nel pancake di Susan, perché lui ha fatto pancake per tutti, però sì, è stato lui che ha portato i piatti a tavola. Sai, gli americani spesso ti portano tutte le frittelle insieme e tu ti prendi la tua, invece lui le ha portate ognuno nel suo piatto. Probabilmente ha messo una dose letale, infatti Susan è stata male anche subito dopo. E quindi poi lì è morta e poi lui si è disfatto del cadavere inventandosi questa storia del campeggio notturno, che è la copertura più idiota, però lui è un idiota di base. Il discorso del divano umido potrebbe centrare anche questo. Probabilmente lui ha pulito il divano per nascondere delle tracce di soffocamento sul cuscino. Anche qua è una storia complicata. Probabilmente lei, drogata da queste cose nel tappeto, nel pancake, non è riuscita a ribellarsi perché era rintontita e lui l'ha tipo soffocata col cuscino del divano. Boh, perché su un cuscino avevano ritrovato muco, trucco, ed era compatibile con un soffocamento col cuscino. Cioè loro non hanno... L'unico sangue che hanno trovato è stato quelle goccioline lì nel corridoio. Però era strano queste tracce sul cuscino. Sì. Di trucco e muco. Perché sai, muco magari dice quello dei bambini. Però credo che abbiano fatto DNA, non lo so. Beh, nelle goccioline hanno trovato, era il sangue di Susan, ma c'era anche un DNA di un maschio ignoto, che non ritornava in nessuno dei maschi coinvolti nella faccenda, a quello che ho letto io. In realtà gli mancano un sacco di elementi, quindi non sappiamo cosa è successo. Secondo me ha ragione Chuck. Sicuramente lei è stata avvelenata in qualche modo con quei pancake. Si pensa che il corpo di Susan sia effettivamente in una miniera abbandonata, però da qualche questo parte, significa
che probabilmente non verrà trovato. A questo punto direi comunque che non fa differenza, però vabbè, sì. Io appunto parlo da atea, cioè penso sei morto, sei morto. Chiaramente certo, la sì. Famiglia magari vorrebbe seppellirla, no? Sì, o comunque mettere il punto, perché sennò ti rimane, cioè per quanto sei consapevole che potrebbe non essere viva, però ti rimane sempre quella flebile speranza che lei prima o poi torni. E quindi, sì. Cioè, spesso il corpo è più una consolazione per i parenti e per chi ha voluto bene alla vittima. Che non sì, beh, questa cosa lo dice anche Chuck, perché l'hanno intervistato un sacco anche lui. Lui dice, io lo so che non c'è più, però c'è sempre quella speranza che sia da qualche parte. Una volta che trovi il corpo, anche quella cosa lì si chiude e puoi andare avanti. Cioè, nel senso, lo so, è un discorso un po' cinico, però... No, ma vabbè, comunque Judy e Chuck Cox, i genitori di Susan, hanno chiaramente fatto causa allo Stato, mm-hmm. ai servizi sociali, perché è colpa loro se i bambini sono morti, mm-hmm. e hanno vinto non mi ricordo quanti milioni, e loro sperano che questa cosa serva a far cambiare tutta la cosa delle visite sì. familiari. Tra l'altro è successa anche una cosa in Italia simile, sì. La signora Antonella Penati, che lei ne parlo perché lei vuole diffondere sì, consapevolezza sì, sì. su questa cosa, non, che lei aveva un bambino, Federico, un ex compagno violento, purtroppo in nome della bigenitorialità è stato deciso che il padre aveva il diritto a vederlo all'ASL, sì. ok? Con visite sorvegliate. Il bambino non voleva mai vederlo, piangeva disperato, non voleva. I servizi sociali hanno costretto il bambino, perché è diritto del padre, il padre che è uno stalker violento, ok? Sì. E niente, durante una visita all'ASL, l'assistente sociale che doveva accompagnare è andato a prendersi il caffè e questo signore qui ha estratto sia un coltello che una pistola e ha fatto fuori il piccolo Federico. Quindi queste sono cose che succedono in tutto il mondo. Sì. Sì, non succede. È che volevo fare un comizio politico, no, però... No, però è giusto. Però sono cose che succedono. Io sono dell'opinione che sì, i bambini debbano stare con i propri genitori. Sì. Però questo è importante per i bambini. Se uno dei genitori è una persona violenta, è una persona che il bambino non vuole vedere perché ha paura, mm-hmm. no. Oppure nel caso di Josh, se è sospettato di aver fatto fuori la madre dei bambini, magari non gli portate i bambini in casa. Comunque vabbè, sì, sì. Cioè, la sì, morte perché... di Susan è stata una tragedia, ma quella dei bambini era una tragedia evitabile. Esatto, sì, anche perché poi i Cox hanno fatto causa, mi pare che la prima causa gli abbiano dato contro, poi loro hanno fatto appello. Perché sì. loro avevano tirato in causa sia l'assistente sociale, quella che era rimasta bloccata fuori dalla porta, sia sì. il sistema degli assistenti sociali. Sì, secondo me era una questione di sistema, perché l'assistente sociale è demenziale mandare una donna sola a fare da guardia del corpo sì. in casa di un uomo. Cioè. Sì, esatto. Ma infatti la prima volta aveva vinto l'assistente sociale e il sistema il sistema degli assistenti sociali. La seconda volta lei è stata dichiarata innocente, mentre sì. il sistema è stato dichiarato colpevole, quindi il risarcimento e tutto quanto. Assolutamente. Va bene, ragazzi, puntatona, finale devastante. Sì. Però direi che l'assurdità di Steve ci ha molto divertito, per quanto subire sì. una persona del genere deve essere una cosa assolutamente non divertente, perché minchia che paura. E basta, grazie mille di averci ascoltato anche questa domenica. Sì, grazie mille a tutti. Vi ricordiamo che ci trovate su tutti i social, Instagram crimeandcomedy.podcast, Telegram crimeandcomedygroup e il sito internet crimeandcomedy.it. Se volete lasciarci un commento Instagram, Telegram, così vi rispondiamo direttamente. Poi c'è appunto YouTube, se volete proprio, però... Comunque, il modo per scriverci lo trovate, esatto, c'è. E niente, ringraziamo i nostri Patreon, che tutti quanti, sia il follower e i bristofili, che ci stanno aiutando a mandare avanti Crime and Comedy. E niente, ci sentiamo sta settimana che viene, no? Eh
Eh sì, chissà, forse anche prima di domenica, ma non promettiamo niente. Non promettiamo mai niente, però voi il mercoledì un occhio a Spotify o Apple Podcast o quello che usate, buttatelo. Va bene ragazzi, grazie mille a tutti, condividete le nostre puntate e alla prossima. Ciao. Ciao.